Che casino! Tu sei Sepoldo! È il gas del maresciallo! Ma tu sei Poldo? Quello che cazzo è? Che cazzo è quello? È mio fratello Goldo! Chad, ma ti sei sporcato? Ma che è successo? Ho iniziato a mangiare un po' di sweet potato burger, delle patatine. Chad, dov'è la musica? Voglio fare il backflip, come ai vecchi tempi. Oddio, perché? Questa, perfetto. Quanto legno hai? Ma io avevo fatto la craft e non c'è. Come si faceva? Iniziamo subito con le cose importanti. Un razzo. Così va bene. Oddio, una T al contrario. La T di Fieric. Ora ti sei alzato. Fieric. Tieni, Chad, un fiorellino per te. Ma Suca, non è vero. Cosa? Chad, ma si prende gioco di te. A pezzo de merda. Oh, come ti permetti? Non dire le parolacce, che mia mamma sta guardando la live. Come state, ragazzi? Tutto bene? Sì, sì. Scusa, quando sono a disagio mi capita. Va bene, noi andiamo a farci la nostra casetta. Ciao, ragazzi. Va bene, ciao. Non farmi bannare la prima settimana di Pandora. Ah, ok. Madonna, la prima season. A parte che è la terza. No, però per il mio multiverso è la prima. Ah, è vero. Che bello, è arrivato Leo in chat a chiedermi se ci sarà la birra. Quasi quasi lo so. Ci sarà la birra questa volta? Bene, ciao, dove andiamo a costruire la casa? C'è un pollo qua, possiamo ucciderlo per prendere il cibo. Eccolo, eccolo, eccolo! Ah! È così che ho conquistato il lago Durias. Va bene, lo accetto, lo accetto. No, ho messo una S in più, era lago Durias. Perché ho due cuori, mondo cane? Perché ho un cuore e mezzo, mondo cane? Perché ho un cuore, mondo cane? Perché sono morto, mondo cane? Vado a prendere i pesci! No, non lo faccio, maresciallo, si stanno coppiando! Uccidiamo i pesci! Ma chi è questo? Vabbè. Ick. Molto facile. Oltretutto si può anche alzare la gamba. Oh, ecco. Easy, avete visto? 1500 giga... Eh sì, perché non è mai abbastanza. Tic. Toc. Stiamo pescando, ma in un altro modo. Quanti ne ho presi? 8. Beh, un inizio. Ma in tutto ciò, perché non c'è la rana? Questa è la vera domanda. Infatti, dov'è la rana? E dov'è la rana? Sei Goldo, siomma, vieni qua. Siomma, siomma. Siomma, Goldo, siomma, siomma. Ah! State facendo l'arca di Noè. No, no, stiamo costruendo la casa. Sì, è la casa questa. Vabbè, un punto di inizio, giustamente. Ma chi è questo? Ma è Pingu! Salve! Ma sai fare la tromba con la bocca? No, so fare solo i pompi. Fatti insieme a tua madre. Come? Aspetta che vado a dirglielo. Ah! Ha detto che sei cattivo. Immagino a volte un gesto vale più di mille parole. Salve! Assolutamente. Cazzo, salve! La rana! Padre! Mio. Ho trovato del cibo, sono veramente fortunato. Ho visto un panino, buono. Ciao, grazie, grazie. Ciao, vaffanculo. Ciao, ciao, pezzo di merda. E Pingu l'abbiamo salutato. La rana l'abbiamo vista, quindi a posto. Sì. Quindi abbiamo deciso, conquistiamo questa montagnetta qui? Abbattiamo tutti gli alberi, tanto c'ho le piante io in caso. Abbattiamo tutto, abbattiamo! Ah, viva l'edilizia! Top number one! Ragazzi, consigliate delle forme da dare alla nostra casa. Io propongo il pene, ma ovviamente si può valutare. La possiamo fare N di Napoli. Le vele di Scampia possiamo fare. Potrebbe essere un'idea. Facciamo le vele di Scampia sulla montagna. Eric, fai una cesta. Prova a fare una cesta. Proviamo a fare una cesta. Ah, mi sa che le ceste non ci saranno in questa Pandora. Così a occhio. La domanda è: vogliamo bucare sotto di noi oppure andare a bucare da qualcun altro? E giusto, effettivamente ci dicono: potete piazzare le bacche. Se passano i zombie, no, si incastrano. Facciamo il muro di Scampia. Oh, qua c'è una scala naturale. Incredibile. Ok, è finito. Ok, buchiamo qua sotto. Andiamo in questa direzione. Mi piace l'idea. Facciamo a due così. C'è qualcosa, c'è qualcosa. Oh, sì, ce l'abbiamo fatta. Bingo, insomma. Bongo, direi che ci dobbiamo fare delle porte. Tu cosa ne pensi? Perché sembra abbastanza grande. Tutto sto casino per 3 pezzi di ferro. 6 pezzi di ferro, vabbè. Vabbè, niente. Torniamo a scavare verso il basso. Qua non c'è molto. Ops. Stavo morendo. Da quanto t'ha tolto? Mi ha tolto 4 in testa. Minchia. Da quando è skin Genshin Impact? Io adesso non ci gioco Genshin Impact, ma non penso siano fatti così i personaggi. 32 altezza, piano piano. Tanto utilizzerò tutta sta pietra, ragazzi, ci servirà, state tranquilli. Ci servirà per fare le vele di Scampia. Ok, sono arrivato alla pietra, come si chiama questa? Alla Deep Slate. Si fa in fretta. Oh, diamanti! Bene, Bobby, così ci piace. No bueno, ma bueno. No bueno, no bueno. No. Si fa esplodere il creeper, ammazza tutti, eh. A testuggine, attenzione.
Easy. Perfetto. Oddio, qua si scende. Sono riuscito a tornare fino alla scala principale. Ma che è sto pezzo qua? Oh, è un altro che sta camperando dietro il coso marrone. Tu c'hai l'arco, no? Tiragli due un colpo e esplode, secondo me. Guardalo, guardalo. Torniamo sopra. Ci vorrà un po', quindi... Sì, sbatteremo la testa molte volte. La cottura delle pietre. Derek è uscito dal buco. È ancora notte. È appena iniziato, oltretutto. Molto bene. Ordiniamo, riordiniamo. Oh, è caduto qualcosa. Eccola, qui sotto. Ecco, vedi? Guarda che c'hai sotto. Ametista. È caduta dal cielo. Oh, this moment. C'hai un arco? Sono... Berro e Berro, la famosissima coppia di gags. Voi siete voi, fuori! Questa è la mia palude! Questa è la nostra montagna! L'abbiamo già conquistata, abbiamo fatto sesso con tutti gli animali! Ora cosa fai, Flip? Vabbè, me ne vado via. Ma se facessimo proprio la montagna, siamo dentro la montagna e c'è fuori quella scritta quella lì? Guarda, proprio se volete, montagna. Là c'è un'altra montagna bella grande. Sì, infatti noi stavamo andando là, ma ci avete attirato qui con l'inganno. Sì, infatti. Sì, sì, esatto. Sa stato l'ombrino sembrava... delle fornaci. Sembrava bella piatta qua, quindi... sembra abbiamo spianata noi. Ok, vedo che abbiamo tanta pietra. Adesso facciamo la base. Un rospo. Oh, è la nostra la nostra montagna. Guarda che ti commettiamo il sudoku, Come chi sta parlando? Come cazzo ti permetti? Vieni nella nostra montagna e chiedi chi sta parlando. Tu sei sporco di sugo. È sangue dei miei nemici. Tu sei sporco di sborra. E ti penso un problema che abbiamo discorso. Cioè, è arrivato un cavaliere prima sotto. Strano, strambo. Però è molto simpatico. È successa una cosa un po' strana. Ovvero che se vedete lì in fondo c'è un'esplosione gigante. Verso dove sarebbero quella abete alto, lo vedete l'abete alto in fondo? Sì. È l'unico abete alto. Bene, guardate oltre l'abete. Sta scappando! Signore! E niente. Soppressione eseguita. Le rane droppano accette. Funziona così da queste parti. È tempo dell'opera, sei pronto? Rage, dove sei? Mi manchi. Fa molto ridere perché nella 1.18 ci sono tutte montagne. Ma qualunque. No, la nostra. Qui sono i balconi, no, delle veriscan. Sì, esatto. Ma chi c'è qua? Cosa sta succedendo? No. Chi siete? Scusate, è stato il ranocchio a portarmi qua. No, si figura, nessun problema. Però siamo un attimo occupati a costruire la nostra bellissima vela di Scampia. Vuole darci una mano per caso? Mi piacerebbe, ma ora sto cercando un luogo dove iniziare una sorta di accampamento per poi creare il mio altare del sole. Servirebbe proprio una montagna come quella là. Sì, esatto, esatto. Le do anche un consiglio. Se trova qualcuno, faccia l'abusivo. Cioè, non si preoccupi. Oh, no. Tanto qua. Il catasto non esiste, poi è tutto magna magna, lo sa, quindi faccia pure... No, vi prego, sto cercando un luogo dove poter essere abbastanza sereno e collaborare gioiosamente. Vedo che c'è una scala, forse è già stato occupato quel luogo. Può vederla anche da un altro punto di vista, le hanno fatto una scala. Addirittura, ecco che è tornato il ranocchio. Perdonate, ero inzampato. Sì. Più che altro volevo annunciarvi una cosa, perché vi do un po' di notizie nel mentre quello che sta accadendo. Quella montagna laggiù in fondo, come vedete, è stata conquistata da Cagliari. Quella destra invece è la montagna lituana, a quanto pare. Non mi ricordavo che Cagliari e la Lituania fossero così vicini, sinceramente. Amici miei, perdonatemi, ma è arrivato per me il momento di tornare ai miei doveri. Se aveste bisogno di me, potete comunque sempre evocarmi. Noterete il mio simbolo d'evocazione dalla sua aura luminosa. Dovreste essere ciechi per non vederlo. Va bene. Voi parlate, mentre rubo un po' io. Cos? Sopprimilo! Ha rubato! No! È finita per te, è finita! Hai visto che ha funzionato? Arrivederci! Ma chi sta arrivando? Ancora, ma perché c'è tutto sto traffico in sta montagna? Ci sono i polli. Oh, fuori la nostra montagna. Cosa state fosturando qua? Le veline di Scampia. Non è mai questo cannocchiale? Non è un cannocchiale, è una protesi del capito. Vai, scannocchialalo, fai piacevole. E siamo solamente all'episodio 1. Ciao ragazzi, ciao. A presto. Guarda che bel culetto. Vai Non so volare, Goldo. Allora, continuiamo con le vele, ragazzi. Sto facendo un ottimo scheletro delle vele di Scampia qua. Sembra una prigione, il che vuol dire che sto andando bene. Allora. Ho suonato una camera. Incredibile! Cosa sta succedendo? È un presagio di catastrofe questo. Ma come? Noi stiamo costruendo la nostra villa delle vele di Scampia. Fantastico. Come la villa delle vele di... Le veline di Scampia. Scusate, non si nota l'entità della costruzione già dallo scheletro? Più che altro si vede il distacco tra la realtà e la finzione. Vede laggiù quella collina? Sì. Allora, quella lì è la collina dei lituani. Mentre quella cosa in terriccio che c'è là sulla riva del fiume è lì verrà stabilita un'abbazia, una chiesa dei
dedicata al culto di Don Berro, il suo amico Scimmia e un cavaliere. Chi è l'amico Scimmia? Amico Scimmia, vabbè. Il suo amico Scimmia, vi invito a conoscerlo. Mentre qui, in cima a questo promontorio, ci sarà la casa del pelato. E voi invece dove siete stabilite? Poi vede quella specie di albero di abete che c'è. Sì? Noi lì. Con le vele. Buon proseguimento. Sì. Arrivederci. 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 Mi consigliano anche di mettere dei falò per dare più aria di inquinamento, no? Ah, no, ovvio, ovvio. Dopo verrà messo anche falò. Quello, certo. Che c'è qua? C'è qualcuno? Molto... Culo. Tette. Ah. E adesso? Ascelle. No, no. Piedi. Nasino. Orecchie. Peli rettali. Pubi. Più di un pube. Più di un pube. Sono pubi. Però i peli del culo secondo me sono un fascino tutto loro, perché sai, vengono attaccati tipo Mikado con i tarzanelli ogni tanto, quindi... Sì, sì. Carino, come i dread. Siete tipo di lavoratori. Non è una casa normale. In questo posizione. Una villa. C'è questa pecora che ti sta toccando tutto. Gianco, lascia. Levati un po' via, Gianco. Via. Posso venire? Oh, un cavallo. Lo vedi? Picchi la pecora, Gianco arriva. Dado ha picchiato la pecora. Come Dado ha picchiato la pecora? Sì, quella là. Allora, questo... Tu mi fai abbastanza cacare. Questo è territorio neutrale, l'arena delle vele di Scampia. Se volete qua... A fare il bullo? Qua si risolvono in un altro modo, comunque. Uomini d'onore, via le armature. Si combatte in un altro modo. Signori, buonasera. Benvenuti nell'incontro royale dell'arena sospesa nel vuoto. Alla nostra destra abbiamo il concorrente, lo schiavo, il putrido, il lacchè dell'ex re. Da Don The Road, un applauso. A parte che stai zitto, concorrente. Alla nostra sinistra abbiamo il grande, a testa in giù, l'appeso, Gianco Extreme Onegai Shimas. Eccomi. Al centro. Voglio un incontro serio, leale e soprattutto niente colpi sotto la cintura. Al via, scatenate l'inferno. 3, 2, 1, via. Attenzione. Vediamo Gianco, che viene buttato giù dal signor Dado! Gianco non ha avuto storia! Si è tenuto il secchio. Cosa? Sono tre round, tanto. Ah, la best of three. Agli angoli, via. Attenzione, critico, da parte di attenzione, Gianco! Uno pari, attenzione. Uno. Round finale con la spada stavolta. Voglio un incontro pulito, combattete. Attenzione, Gianco, si prende subito il primo hit, siamo 1-1. Doppio hit a parte attenzione, di Gianco. Nell'angolo, Dado. Sì, nell'angolo, bello, hit. Nell'angolo... Oh! Oh! I lituani non sono addestrati per combattere. Ah, qui siamo a Scampia! Che è sta pietà? Waiu! Qua si risolvo così! Che cazzo! C'è l'inchino, ma qua si spara! Qua si spara, ringrazio che tengo il ferro, sennò qua ammazzavo tutti. Qua era un macello, eh. Siete dei pezzi di merda, cosa avete rubato? Datemi il cazzo di smeraldo, subito, subito. Arrivederci. I cavalieri dell'apocalisse vanno via. C'è una dichiarazione di guerra questa. La guerra appena cominciata e loro non lo sanno neanche. Che bello. Addio. Arrivederci. Addio. Beh, bello questo grazie smeraldo. Grazie Rinsasso. Ah sì? Ragazzi, mi sa che il Chad ha lavorato. Ha voluto andare un po' avanti, capisco. Ma che è successo qua, Chad? Ho lavorato. Ho visto. Però non ricordano tanto le vele di Scampia così. Sono bucate. Ah, vede? L'abbiamo ridotte proprio come sono adesso. Ah, capisco, capisco. Però serve tutta la fila di balconcini. Allora, vediamo un po' come sistemare. Almeno apriamo questo. Sto un attimo bucando sotto perché qua l'idea è che ci siano più finestre. Sì, ma sai perché? Stavo seguendo la foto di Google Immagini. E tutte le vele, tutti i piani, i vari appartamenti hanno tutto il balconcino davanti. Quindi se vuoi costruire qualcosa devi farlo tipo due livelli indietro. Cioè, capito? Qua deve essere il balcone e qua ci deve essere l'entrata. Una roba del genere. Quindi da questo punto in poi tu fai il balcone, io faccio i muri. Ah, tu vuoi fare singolo colore proprio? Ma sì, il balcone è così e dentro almeno, cioè facciamo finta che sia ancora agibile, ecco. Poi ovviamente non lo è, però quello è un altro discorso. Che bello, ragazzi. Sempre desiderato le costruzioni delle vele. Sempre desiderato vivere nelle vele. Sì. Ah, giusto, dietro bisognerà spostare tutto, perché vedi qua com'è davanti che c'è la sporgenza a un lato, dietro bisogna farla dall'altro. Togliamo le scale. Dobbiamo pensare... per salire, no? Beh, immaginavo, per quello servono di solito. Chi le usa addirittura per scendere. Figurati, dei pazzi. Vediamo un po', così mi piace. Sì, sì, molto belli questi balconi. Ok, vediamo un po' sopra. Ok, sopra si fa la stessa antica cosa. Io il pavimento lo faccio tutto in pietra, poi ci pensi tu a scassarlo, va bene? Sì, lo metto a caso io. Perfetto. Faccio una roba del genere. Allora, scendiamo un attimo.
C'è qualcuno qua. Ciao, sei Parrins? No, però ho un cannocchiale. Per caso tenete un posto per lavorare come una manovale, perché sto cercando lavoro, che sono nuovo in città. Oh, ma questo è un fratello, facciamolo lavorare. Zio Pasquale, ma tu vieni qua, che ci stanno i due zii che stanno lavorando a un'abitazione moderna. Chad, avevi bisogno di un manovale per caso? Posso fare tutto, non sì, vi preoccupate. Dove inizio? Io gli farei spostare gli animali. Comunque, se vuoi iniziare a lavorare da noi, devi iniziare a rubare, cioè quella è la base. Ma... voglio dire, prendere in prestito. Ecco, vedi la giù e ci stanno le abitazioni. Tu vai là senza farti vedere, ovviamente, e prendi in prestito. Poi gli diamo, ovviamente, più avanti. Ma... però tu mi lo dire. Ok, ok, prendo qualche pezzettino e lo porto qua. Esatto. E se dovessi chiedere, tu non ci conosci. No, io non conosco nessuno qua. Perfetto, no, perfetto. Ha già imparato, no, ragazzo. Mi piace questo. Bene, bene. Così in fretta. Quando imparano da piccoli, poi si ricordano per tutta la vita. Devo spostare i polli. Polli, ma per adesso no, direi che va bene così. Tocca dargli il pezzo di pane adesso a questo. Grazie mille, compa, grazie. Vabbè, dai, dagli un altro, Chad, è stato bravo questo. No, non mi permetterei, ma no, prego, ma prego. Bonus, offre la casa. Allora, fammi andare sopra, c'è da fare il balcone. Voilà, poi se il Chad vuole farla ancora più brutta, ben venga. Poi io miglioro, ma allo stesso tempo peggioro, capito? Ma che bello però, tutti sti balconi distrutti. Bello, bello, no, ma sta prendendo forma. Un altro ragazzo, chi c'è? Ah, è tornato lui. Ragazza, mentre facevo la roba dei maiali, posso andare a riprendere? Ah, sì, questa qui. Certo. No, no, non c'è niente, tengo solo cobblestone. Ci farebbe comodo, la vende? Assolutamente, per un pezzo di pane, magari qualche lingottino di ferro, vi posso dare tutto quello che cercate. Beh, direi che ce lo facciamo andare bene. Quante stack di cobblestone abbiamo qui? Quello che vede può prendere tutto, è ancora poco perché sto andando a rubare. Cioè, a prendere in prestito qua e là, però. Ma questa andesite, noi ci farebbe comodo la cobblestone se fosse possibile. Tenete un numero di stack necessari per caso? Tutte quelle che trovi. Aspetta, c'è un piccolo pagamento anticipato. Allora, vediamo un po' qua, ragazzo. Se preme V deve aumentare la distanza vocale, perché sento veramente basso. No, mi scusi, avevo abbassato perché sa, non volevo arrecare dispiacere a tu intorno, no? Perché mi hanno detto che questa zona, come si può dire, un pochettino... qua, no? Sì, si è alzato troppo la voce, qua sparano. No, perché vengo da una realtà un pochettino diversa di giù, però è più o meno la stessa. Sì, è importante stare attenti a queste parti, perché al momento là... Scappa! Sono andati via? Penso di sì. Ok. Gigi, sono andati via! È fuggito completamente. Sì, capisco la paura. Mi stanno dicendo, wow, ma qua piove sempre, ma è incredibile. Ma che so, cioè, sta arrivando gente. Uè, come fa? Buongiorno. Allora, signori, noi siamo qui perché il mio vicino di casa, signor Dado, ha perso, o comunque è scomparso il suo pollo chiamato Carletto. Hai visto e quindi sta facendo di tutto per trovarlo. Quale sarebbe tra questi Carletto? Lo riconosce? Nessuno di questi Carletto. Ha visto dei movimenti sospetti dall'altra parte della collina? Dall'altra parte della collina, davanti, aspetti che controllo. Occhio che si cade a stare sul balcone. Occhio! Ma che cazzo? No, non l'abbiamo ancora. Attenzione. Stiamo ancora finendo di costruire. È abitato là sopra. Vedo chiaramente dei barili. Sì, sono i vostri vicini adesso. Di casa. Ah, il barile è il vostro vicino di casa. Noi viviamo di qua, in questa direzione. Ma tutto ciò, dove è il mio Carletto? Il tuo pollo è morto. Non avete visto i movimenti? Immagino che stessi lavorando. Cioè, adesso lavorando. Cosa state facendo? Cioè, più o meno. Oh, cazzo, piove, ma qua vola giù la casa. Bisogna coprire. Beh, adesso di cosa è fatta? La domanda giusta è di cosa non è fatta, capisci? Sono le belle di Pandora. Per arieggiare d'estate. Dopo questo me ne vado. Arrivederci. Ok, ma scendete così. E niente. Ma c'è Don Mollu. Ma dove sta? Sotto la casa dei rituali. Stanno parlando. C'è anche il templare. E Gianco. Fammi controllare. Oh Gesù. Però dobbiamo portare dei doni. Noi non ci abbiamo nulla. Ho delle bacche. Easy. Ice Bucket Challenge. Ho sburrato challenge. Sei già là? Potevamo fare l'entrata. Capisco. Ah, mi avete spaventato? Sì, con questa pioggia capita che ci siano dei tuoni. Ma lei non si arrugginisce l'armatura? No, amico mio, no. Se vuole un trattamento antiruggine basta chiedere. Aspetti che lo trovo. Ecco. Spero non si offenda. Dovrebbe essere una battuta di qualche genere, perché non sta facendo ridere nessuno, a quanto pare. No, mi dia altri 30 secondi, un attimo. Però se mi guardate mi deconcentro. Concentrati, amico mio, concentrati, ce la puoi fare. Pensa concentri. Al sole! Ma piove! Dimostrami che tu credi nel grande, magnifico padre! Cosa sta facendo? Finalmente! Una
raggiunto l'illuminazione. Mi sento a pezzi. Più o meno. Raga, ma sono un po' appeso. Il Chad è diventato un frutto. Sta arrivando Don Berro. Accidenti. Aiuto, Don Berro. È Don Berro. Che succede? Aiuto. Il Chad è stato colpito da una maledizione. Aspetta, devi darti la mano. No, dado. Aiuto. No. Guarda che c'è un fiato. Sono diventati tutti dei frutti. Don Berro, la prego. Forse è arrivato il momento di usare il suo potere da piromante. Allora, Procolarum, Zovirax, Platinum Collection, Sandibla dei Sandi. Al fuoco, al fuoco! Qualcuno chiami i pompieri! L'esorcismo sta finalmente avendo pompieri! Repentino! Un miracolo! Un miracolo! Ma per sport possiamo accenderne altri? Oddio, è stato colpito dal flagello di Dio. Signori, donazione libera per la chiesa. Accidenti, che tempismo. Io non faccio parte della chiesa, però non ho dato anche a me. Non ancora, insomma. Mi tengo quello in ferro, grazie. Avevo 33 livelli. Hai detto 33, questo, infatti l'hai donati alla chiesa, 33 livelli. Un'ottima donazione. Complimenti per la donazione. Di che cosa constava la sua roba? Buongiorno. Allora, 27 slot di cose. Avevo degli stone brick. Evidentemente è stato il signore a richiedere questa esclusione, signor donatore. Ma non ho donato un cazzo io. Finalmente Don Berro, il primo donatore della nostra chiesa. Vorrei fare anche una donazione. Allora, cosa le posso donare? Posso donare questo prezioso e buonissimo pane, che ovviamente ha rubato la chiesa. Qualcuno lo purifichi, ha rubato il pane. Prepariamo il magico falò santo. Esattamente, così 1, 2, 3 e 4. Guardi che bello. Pronto? Un bel respiro. No. E via! E via! È successo una tragedia. Cazzo succede adesso? Qua c'è fatto Carletto. Sì, ma signor Gianco, c'è una tragedia più grande. Dado ha rubato la mia donazione alla chiesa. Ah. Stavo donando un pane e lui l'ha rubato. Allora, prima di tutto bisogna risolvere il pollo. Presto, seguitemi tutti. Guarda che ci siamo passati prima di qua, non c'è niente. Forse non siete passati al momento giusto. Osservate! Ma vogliono fare una salita migliore? Carletto! Spegni sta roba! Salvatelo! Salvalo, occhio che sennò muore. Occhio, appoggia qualcosa sotto, l'acqua. L'ho trovato qui penzolante. Carletto! Prendilo. Carletto, torniamo a casa. Grazie, vengo qui, si faccia dare un bacino. Io ci tengo gli animali del villaggio, ma soprattutto alla pace e all'armonia. Questo toglie il fatto che si trovi esattamente sotto la legge di Puglia qua. La legge di Puglia. Allora, prima di tutto le cose importanti, voglio portare Carletto a casa, è da tanto che gli manca la sua famiglia. Ah, mi ha scritto Muso comunque. Lui ragazza napoletano. L'ha scritto. Mi ha scritto che ha la cobblestone. Allora andiamo a casa. Ah, ma è lì, è sulle scale, di fianco a te. Achille, ecco, ti sparano! Grazie mille, compa. Tengo delle notizie un pochettino buone, altre un pochettino brutte. La prima cosa importantissima, compa, io tengo uno stacco di tutto per voi. Ok. Ok. E la seconda? La seconda cosa è che tengo un altro mezzo stack, perché questo qui vorrei che fosse un anticipo per la bellissima collaborazione. La terza, compa, che mi sono venuti a chiedere a fare gli sbruffoni, tre ragazzi con i capelli colorati. Cazzo, sono i comunisti. Tre ragazzi colorati che sono venuti a rubarmi una tartaruga e chiedere informazioni su di voi. Prima ma cosa non è che, sono emo quelli. Credo proprio di sì. Uno era proprio emo. Ma proprio, si chiamava Emerald. Emerald, sì. Emerald, ok, ho presente. E in cambio mi davano protezione. Io ovviamente sono venuto subito qui a dire il messaggio. Però sa com'è, io ho bisogno di protezione. Allora, c'è una missione che puoi eseguire per guadagnarti il rispetto nella gang. Mettiamola assolutamente, così. Qualsiasi cosa, compa. Allora, i tizi che abitano qua sopra tengono un pollo, ok? Carletto, quello che esatto. Rapiscilo e guadagnerai rispetto. Signor Fierick, ho preso il pane. Potrei avere una missione migliore da affidare al suo compagno. Sentiamo, qui. Sentiamo. Sente quella grande montagna dove abita il signore Nemerlald lì? Emerald. Dopo quelli che mi hanno chiesto le cose più. No, sono proprio una loro. Cassa piena di pietrisco buono da cuore. Quello che serve a noi per fare le vele. Vi serve la cobblestone? Esatto. Ok, quanti stack posso prendere di cobblestone? Tutta quella che riesci a prendere. Ti pagheremo per ogni stack. Se posso chiedere quando monta il compenso? Non per niente. Sì, ma i giovani d'oggi vogliono sempre i soldi. Cioè, no, assolutamente. Cioè, anzi, chiedono quante ore lavoro, che giorni ho ferie. Vacanze pagate, mamma mia. La malattia. 200 euro per tre settimane di figlio. Questa è un'offerta di lavoro che non c'è poco da discutere. Assolutamente.
Assolutamente, ma io la faccio anche a gratis. Vado in missione e torno con un po' di cobblestone. Va bene, andiamo a lavorare. Ciao. Prima, mentre davano il polletto via, logicamente, mano lesta, più veloce del West. Questo è importante. Si è aggiudicato l'accetto. Come le muove lui le mani, in pochi le muovono. Ha vabbè, bisogno? Fennec, ho intenzione di proporre uno scambio. Mi servirebbe una mucca. Va bene. Che cosa le serve? Ci potrebbe servire una pecora. Le servirebbe una pecora? Sì, una pecora per una mucca. Una pecora in cambio di una mucca. Molto equo come scambio. Facciamo che accetto. Nessuna fretta. Dicevamo, cos'è che va? Ah sì, va rotto un pochino il tutto qua. Così questo. Un po' di blocchi randomici, prego. No, tutto random deve essere. Aiuto! Cosa succede? C'è qualcuno cosa? In casa? Cosa? Buongiorno, no, buongiorno. Io sono... Ecco qui, signor Felix, l'ho portato una pecora, due polli, pure un malvivente. È molto più di quanto ci aspettassi. Qui è la situazione è gravissima. Io sono Volga, lui è Goldo del regno di Reggio Puglia. Vedete quelli nella montagna là sopra? Sì. Sono quelli che mi hanno chiesto il pizza. Ecco. Sono gli Emo. Improvvisamente hanno provato a uccidere il pontefice di Reggio Puglia con una freccia. Signor Felix, hanno tirato una freccia d'attacco qui, ha visto? Cosa? È vero, è vero. Ha una pistola. Hanno provato a invadere Reggio Puglia. Sono nocivi. Dobbiamo dargli una lezione. Beh, più che altro oggi ci hanno pure tirato un pugno a una mucca. Cosa? Cosa? Una dichiarazione di guerra. Beh, comunque, signor Gianco, se vuole prendere la mucca. Certo, gli ho già legato la pecora. Perfetto. Ah, invece per la nostra richiesta di alleanza per la guerra Reggio Pugliese contro la Montagna Alta, potremmo contare su di voi. Va bene, accettiamo la richiesta. Va bene, allora se abbiamo bisogno di aiuto verremo a chiedere rinforzi. Solo rinforzi, mai rimborsi, eh. Allora grazie mille per lo scambio. Ma se figuri. Lo Gianco quando ha bisogno può venire qui. Le vele saranno sempre aperte per voi. Grazie mille, abitanti di Anche per i fratelli Poldo e Goldo, quando di volete. Reggio Puglia. Io, mentre loro venivano attaccati, sono andato a rubare come da lei richiesto la cobblestone. Quanti stack abbiamo? Ho cercato di fare tutto il più possibile. Guardi, tengo due stack e mezzo. Beh sì, c'è un margine di miglioramento, devo dire, però... Assume, però può capire che nel mentre erano attaccati un attimino è stato molto pericoloso. Gli do il panino direttamente. Il Black Shbebon. Oh mio Dio. Vai col Black Shbebon. Ma è sicuro? Il cibo migliore in assoluto. Non lo mangerò mai. Ma per caso significa qualcosa che ho il Black Shbebon? Fa parte della gang. Se ho bisogno di qualche aiuto posso arrivare qua? Assolutamente certo. Sì, oh, certo. Allora la saluto. Arrivederci e... Ciao, ci siamo già fatti dei nemici. Incredibile. Oddio, sta cambiando un po' di roba. No, in realtà è tutto ciò che ho costruito io qua. Ma? Ma cosa è successo qua? Ma il Chad, ragazzi, fa delle robe lì. Perché c'è il tavolo degli enchant fuori dalle vele? C'è il Chad? In teoria da qualche parte c'è il Chad. Chad? Vediamo un attimo se con il richiamo mi sente. No, non c'è il Chad, ragazzi. Allora, com'è attualmente la situazione vele di Scampia? Fatemi un attimo vedere. Vediamo. Guardate lì che costruzioni stanno facendo questi. La bandiera della Lituania, quella la casa testa in giù di Paul de Gold. Quella cos'è? La bandiera pugliese? Minchia, pure il cantiere, ragazzi. Ma quanto siamo avanti qua? Madò, la chiesa, cioè. E noi abbiamo le vele di Scampia. Penso sia il peggio del peggio, veramente. Ah, dobbiamo bucarle un attimo le vele qua. Adesso te lo faccio fare al Chad quando viene. Oh, eccolo. Video. Buonasera. Buonasera, Chad, hai sentito il richiamo? Sì, sì, ho sentito tutto. Ha notato una cosa importante prima. Quando? Ha notato che colori hanno? Sono i nostri colori, oh sì. Hanno tutti quelle merda di bandiere, facciamogli vedere noi la bandiera vera. Allora, esatto, l'obiettivo di oggi è fare la bandiera con il logo del Napoli SSC, va bene? Sì, è d'obbligo proprio. Raccolte un bel po'. Allora, caro Chad, dobbiamo fare un po' più di barile, mettere un po' in ordine. Chi è Chad? Come chi è Chad? Chi è Chad? Incazzando con... Chi è Chad? No, non ho capito il meme, mi dispiace. Vabbè, quindi qual è il nome ufficiale con cui devo chiamarti? Gennaro. Gennaro mi bella sembra... Chiamami Rage. Va bene, Rage. È che avevi ancora la skin del Chad, va bene Rage, però... Sembra il Chad, scusami. Guarda attentamente. Vabbè, il Chod. Il Chod, va bene. Allora, quindi, Rage... capisci che è un po' difficoltoso. E sai cosa? Dobbiamo darci i nomi in codice. Tipici napoletani. Vincenzo e Pasquale. Vai, chi è uno, chi è l'altro? Vuoi essere Vincenzo o Pasquale? Quale ti viene meglio? Vincenzo. Vuoi essere Vincenzo? Va bene, sono Pasquale, sì, sì. Allora. Sì, perché Pasquale si vede sempre la percentuale. Onesto. Orrore, orrore. Ma che cazzo, ma... Orrore. Ma chi è che orrore? Rompe le palle? Terrore. Terrone? Ah, terrone? Che cazzo hai detto? Aspetta, vengo a scassarlo. No, no, tardo. Ho detto terrore. Ho detto terrore. No, ho detto terrore. Pezzimme, pezzimme. Da dove vieni? Che vuol dire?
Lorenzo in pace. Mamma, questo è un fratello, questo tiene la maglia azzurra. Questa è la maglia azzurra di Napoli. Ciao amici, come state? Vedo che i lavori procedono bene. Scusate, amici pennuti, ma voi sapete di che fazione sono i signori là sopra? Di sicuro sono contro di noi, perché stamattina ci siamo ritrovati senza tutte le pecore e mentre siamo usciti di casa c'è una scarica di frecce ha iniziato a colpire me e mio fratello Gondo. Io credo che sia stato un vero e proprio attacco verso Reggio Puglia. E non sarebbe il primo. Maledizioni, ma chi sono sti figli di mamma? Sono tre, sono come Aldo, Giovanni e Giacomo, ma non sono Aldo, Giovanni e Giacomo. Ah, ma tengono un nome. Sì, sì, sono Eren Blades, Tearless Raptor ed Emerald. Ma non sì, c'hanno sì un nome la loro fazione. Possiamo chiamarli gli Emo. Gli Emo, va benissimo. Emo, e c'hanno i capelli colorati. Ma ora che ci penso, uno dei tre Emo non ha i capelli. Ce li ha in faccia. Forse giusto, ce li ha nella schiena. Probabile, o nel culo. O nel culo troia, sicuro. Sì. Allora, siccome qua la questione geopolitica si sta facendo molto pericolosa, se ho altre novità vi verrò a cercarvi. Credo che andrò in Lituania per vedere come va la situazione. Come chiameremo questa alleanza? Serve un nome. Il trattato di Gioia Tauro. No, chiamiamolo Regno delle Due Sicilie, questa alleanza. Visto che siamo in alleanza con Lituania, potremmo chiamarlo Asse Napoli Puglia Lituania. Non è male come nome. Asse Napoli Puglia Lituania, NPL. Sì. NPL, mi piace. Appena abbiamo notizie vi facciamo sapere. Arrivederci. Ma certo, arrivederci. Arrivederci. Bene, abbiamo stretto l'alleanza. A few moments later. Allora, per me rispecchia perfettamente casa nostra. Beh sì, io direi che già che ci siamo, vieni qui. Ecco, vista da così è ancora meglio. Cioè è brutta ma rispecchia perfettamente Scampia. Le nostre qualità da builder. Oh, mi sa che abbiamo ospiti, sai. Vuoi delle vele? Ho portato un cliente. Oh, ma grandi sprengat, buonasera. Poi sto cercando anche un po' di buoni tronchetti. Scusi, non ho capito, un po' cosa? Dei tronchetti della felicità, un po' dei boffoni, delle porre, delle... Ah, ma dillo subito! Eccole. Direi che l'ho portato nel posto giusto, raga. Beh, certo. Ma quella è buona, questa qua. Sì, sì, beh, ovvio. Aspetta, l'accendino, vince! L'accendino, ecco l'accendino, prego. Sono pieno di merda, qua. Accendo merda, io! Grazie! No. Qualcuno mi spiega, per favore! Va bene? Merda, mi sta salendo una botta di quelle incredibili, comunque, lo sento tutto. Bella, Ma lei interessa sangue bianca? Ma a me interessa un po' di tutto, sai, io sono psiconauta. Mi sta salendo una pacca per atto. È una roba buonerma. Mi sa questo. Le offro un assaggio, tenga. Ecco fatto, merda. Oh, mi è salita tutta, non vedo più un cazzo. Oh, è tutto illuminato adesso, merda che pacca. Merda, la vedo tutta. Beh ragazzi, qua avete della roba incredibile. Però io tornerò qua, divento cliente fisso. Aiuto! Oddio! Mi sento levitare. Mi sta salendo la botta proprio di brutto. No, vieni giù. Sbregiz. Venga giù, no. Merda, Sbregiz, che male. Merda, che pacca che ho avuto. Questa roba. No, ma dove l'avete coltivata? È una bomba. Qua dobbiamo però fare un impero. Se volete vengo in giro a spacciare per voi. Faccio da scarrozzino. Oddio, vince, segna. Ci abbiamo Valentino Rossi che spaccia qua. Jimmy Catania. Scusa, mi ero sbagliato. Mi ricordavo un'altra persona. Vabbè, peraltro, se trovate un cane, se volete, chieta, c'è un cane che vi segue. E lui, fatelo sapere perché l'ho perso dopo il rave l'altro giorno. Va bene, occhio che se va su quella montagna mi sa che li mangiano i cani. Qui c'è il rischio che siano magnati chieta. Può essere. Speriamo non sia andato fin là sopra. Comunque, come nome Keta è una mina. Mi hai fatto niente, ma mi fai ridere troppo. Qua esce. Anche a me ogni tanto salgono, infatti. Sì, sì. Manca. Ecco, fai andare. Oddio, bene. Buon lavoro. Grazie, grazie. Continuiamo a bucare casa. Basta. Sto andando un attimo da Don Mollu. Ah, quindi in chiesa. Sto arrivando anch'io. Aspetta che sono un attimo dei preti. Che succede? A Bolotown, mi diceva. Sì, a Bolotown, l'ho seguito, però mi sono trovato qui. A Balotelli? Mi avete chiamato? Grande Sbregiz! Eccomi! Ma non so bene che cosa... Vuole accendere? Roba. Merda, che botta! Niente, abbiamo trovato qua fuori che stava cercando il suo cane Keta, ha detto. Quindi questo è, insomma. Eravamo venuti a dare un'occhiata alla sacra cappella del Don. E facciamo vedere subito. È da quando avevo 10 anni che non vedo la cappella io. Bello. Questo che bello l'affresco in fondo. È un po' open space ancora. Molto open. Stasera ci sarà il battesimo di Gianco l'Estremo. Ah sì, l'estrema unzione di fate? Sì sì, l'estrema unzione. Certo. Ci serve qualcuno per annegarlo, per battezzarlo, mi perdoni. Io c'ho il secchio d'acqua. Voleva mettersi lei? Non penso di poter fare un battesimo, io non sono un uomo di Dio. No, lei deve solo agire per conto di Dio. Noi poi facciamo tutta la sacralità. Lei ha fatto il
battesimo, il certificato di battezzazione. Ce l'abbiamo, Vince. Non ti preoccupare, si può sempre prendere tutto. Ce lo possiamo procurare, tranquillo, capo. Ok, a posto. Tranquillo. Si procuri questo attestato, allora. Va bene. Sei già pronto? Già pronto? Sono pronto. Facciamo che magari l'attestato me lo porta dopo. Va bene, va bene. Tanto ce l'abbiamo a casa, vero, Vince? Sì, sì, sì. Allora, siamo pronti per sto battesimo, signor Chianco? Ah, con quello si fa? Allora, dipende anche dal suo grado, diciamo così, di peccaminosità interiore. Dai. Perché se è una roba leggera, allora va bene l'acqua. Se no, si va con... Io no, la, io sono una persona con due d'acqua. Perché se poi viene fuori che non è abbastanza purificato, poi si purifica dopo. 100%, guardi. 100% grandi successi, io mi fido, Assolutamente, proprio. Battesimo leggero o battesimo pesante, allora? Ma dov'è l'acqua santa? Oddio. Venga qui. Il power battesimo. Venga qui, Gianco. No. No, è caduto il dio loop, cioè quella roba lì dietro. Venga, Gianco. È pronto, signor Gianco? Un respiro profondo. Allora, rinuncia. Faccia un padre nostro prima. Nostro, vero. Che se ne ce ne sia santificato il tuo nome, signore, il nome di Dio santo, signor Lupo. Allora, rinuncia lei a ogni tipo di anfibiosità presente, passata e futura? Rinuncio. Rinuncia alla lore della season 2? In che senso? Rinuncia o no? Rinuncio alla lore della season 2. Rinuncia a rapporti carnali con persone sopra i 12 anni? Non parliamo di MILF, però, che schifo, signor Fiat. Eric, mi perdoni. Va bene, io direi che il peccaminando qua è pentito fino al midollo. Allora abbiamo detto battesimo light. Sicuro che non vuole quello strong? No, assolutamente sono... Vada free. Per il light, vada per quello acceso. Qual è? Allora... Cioè, questo? Vada! Presto, no, raffreddatelo. Oh. E adesso sei di nuovo rinato a nuova vita. Oh, mamma mia, che commovente vedere questo nuovo fratello della fede. Andate in pace, certo. Signori. Questo matrimonio non sa da fa. Cosa? Un pagano! Un pagante! Un pagante! Donne, ci sono dei bambini fuori. I pagani! I bambini! Dovremmo toccarli noi. A morte i pagani! No! Mi scusi, non avevo capito nella foga del momento. È arrivata la madama, rega mia! Salite sopra, signori, Salite! Che troia, tipo di ingegneria. La chiesa è stata distrutta per colpa di pagani. Portatemi la sua testa. Io so come risolvere questa situazione. Un 2v2 sulla collina delle vele. Non c'è altra soluzione se non dimostrare chi è più forte, se il pagano o il pagante. Andiamo a costruire l'arena, poi torniamo, vi faremo sapere quando è pronta e solverete lì le vostre questioni. Wow. Direi che è giunto il momento di andare a costruire finalmente l'arena, non trovi? Yes. Mi sa che ci serve un po' di legno, sai. Comunque, non c'è Poldo. Non posso regolare i conti senza Poldo. Ma scusate, dovrebbe essere questa robetta qui, l'arena delle diatribe. Sì, è stata costruita in 5 minuti. Qualcosa ti... Si vede, fa cagare. Comunque è meglio di quella bandierazza quadrata lì, se permette. Però potete almeno farlo tondo, no? Iniziamo il primo incontro. Con chi è il primo incontro? Con Vincenzo. Ma è sempre Chad con un'altra personalità. È Vincenzo, si vuole far chiamare così adesso. Ed è una lei anche. Ok, allora grazie per aver specificato il gender, così non misgendero, sa. Eccomi. Prego, Vincenzo, entri pure, signorina. Vince, aia. Niente mani, vero, arbitro? Ma è con le mani che ci si picchia, con cosa pensava lei? Ma lei ha detto diatriba, la diatriba si risolve a parole. A casa sua forse, qua siamo scampia. Agli angoli per favore, agli angoli vicino al cactus. Uno da una parte, uno dall'altra. 3, 2, 1, via! Che incontro emozionante, signori. No, stanno rompendo il ring. No, Vincenzo nel frattempo. Picchia al pisello di fuori. Ha iniziato a fare l'incontro la testa con contrario. Attenzione. Oh, lui aveva le scarpe, non vale. Che scarpe? Oh. Dove stanno? Che serve? Vabbè, ora che ho perso questa sfida potrei andarmene in maniera imbarazzante e vi distruggo l'arena per essere ancora più fico. Cosa? A terra. Mi sa che lo lasceremo lì. Aspetta. Wow, vai a rubare. Vado a fare il palo, ti dico quando arriva. Presto. Oh, sette live. Ancora non lo vedo. Qua sotto. Ah, di già? Riflette la luce lunare, però. Buttali qualcosa sotto, così va a correre, poi scappa dentro e andiamo su. Tieni.
E tutto il resto? Rage? Posso riavere le mie cose, per favore? Dai, sono uno dei tipi fichi della montagna. Non posso tornare su senza niente. Poi mi cacciano. Guarda, visto che lo chiedi per favore, sì. Oh, ma quanta questo. Roba comunque. Dai, sì, siccome sono gentile, ci aggiungo anche due semi. Ma tu non eri tier. Chi cazzo è gentile adesso? Capito, arrivederci. Arrivederci. Signor Rabbia, andiamo. Facciamo la macchina del fastidio. La macchina. Eh beh, da fare la loro. Andiamo a fare un giretto da qualche parte con. Con la macchina del fastidio. Mi tocca salire. Dove sei salito? Sto andando su di acqua io. Ah, ok. Quanto manca ancora a salire? Un bel po'. Siamo a metà. Porca puttana, quante alte. Ma abbiamo qua. Visite qua, sì. Eh? Aveva dimenticato qualcosa il signor Tier. Allora, un attimo, dov'è che stava pure? Io non avevo nessuna redstone. Ah, era questa, mi pare. Era sua, per caso? No. Ah, ecco chi è che ce l'aveva. Vince. Vince, eri tu che ce l'avevi, se non sbaglio. Sì, era il bottone. Tier. No, questo qua era la tangente per farmi sembrare fico, ve l'ho detto. Ma tu sei fico, Tier, non ascoltare questi bulli. Sì, ma com'è che si fa a fare i tipi tosti? Oh, se avessi vinto okay, io sto zitto, forse parla tu. Lo sapresti. Vuoi che li imbruttisca, non lo imbruttisci, so. Imbruttisci, voi imbruttisci, che imbruttisci. Siete venuti a fare, intanto? Che cazzo è successo? Che è successo? Porca troia! Calmi, calmi. Ninja. Ma dove è andato? Guardate se mi devo seguire questi pischelli di Napoli. Ma come l'amico in ostaggio? Cosa hai fatto? Non ti sento, cosa hai combinato? Sto fuggendo. Scappa, scappa. La velocità della luce. Io ho quasi finito la macchina. Chiudi, chiudi, chiudi. Ok. Ce l'ho fatta. Missione compiuta. Ritorno alla base. Guardali, guardali, stanno impazzendo. Ok, lo stanno cercando. Il dono del suono funziona sempre, ragazzi. Tutto bene, cioè, com'è andato? Visto che hai fatto la scalinata qua. Se si ricorda in un altro mondo. Ah, me la ricordo quella famosa scalinata. Che poi verrà sostituita con la tecnologia, questo intendi. Esattamente. E vorrei mostrarti la mia trasformazione in vero cuozzo. Arrivo subito, non guardare. Adesso ci cambiamo, guardate qua. Che outfit, ragazzi, che abbiamo. Spettacolare. Vado a cambiarmi anch'io. Attendiamo anche Vincenzo si cambi. Ragazzi, avete visto? Guardate quanto è grosso sto Rolex. Oh mio Dio, serve una musica adatta. Ti è piaciuta la performance? Sì, sì, mi è piaciuta la performance. Ma visto che è qui, no? Io ho preparato un po' di cose semplici e stanno qua dentro, belli, guarda. Ma sono i sacchi della monnezza? I sacchi della monnezza. Vuoi addobbare casa con i sacchi della monnezza? Certo, ma se la lasciamo pure in giro non spiace a nessuno, secondo me. Assolutamente ragione. Servirebbe un passamontagna per fare le rapine. Oltretutto, la bandiera è stata cambiata. Diamo subito un'occhiata alla bandiera. Beh, devo dire che è ancora più grande. Signor Gianco in casa? Ehi. Oddio, ma quelli sono i vostri amici? Sì. No, guarda lì. Ma che sono questi? Scusate, chi siete? No, scherzavo, aiuto, aiuto! Okay. No, buchi naro! Okay. Stai tranquillo! Ma questo ci ha rovinato tutti i piani, facciamo finta di essere appena arrivati? Sì. Scherisciti bene la gola. Penso abbia fatto. Signor Gianco, questo è una rapina! È una rapina! Ci dia dei semi di zucca immediatamente! Tenga le madri in alto! Che numero avete dietro? Ma... sta scappando, prendilo! Però così non vale. Guardi che le mettiamo la monnezza in casa! No, 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 scherzavo, ci do tutto. Un poco di questo, un poco di questo, un poco di questo. Ma io non tengo nient'altro, venite qui, tieni. Tutto per voi, ecco qui. Hai tu i semi di zucca? Tutto questo, sì, sì. Questa volta è andata bene, la prossima volta tiro fuori Giulie Bella, Stai attento. Cosa sarebbe? Vuoi un assaggio? Basta per favore. Ecco, hai capito dove andiamo a parare qui? Hai capito? Ma lo faccio più rimettere. Lei è un bravo cittadino. Se le servisse protezione, sa chi chiamare. Grazie Pasquale. Buona giornata. Questo me lo ricorderò, Buona giornata. Buona giornata. Stiamo a vedere dopo. Bene, abbiamo la zucca. Andiamo a piantarla subito. Da dov'è che si sale qua? Ah, da qui, perfetto. Ci metteremo di più che scalarlo, ma almeno dobbiamo andare dritti. Beh, non è vero che ci mettiamo di più, È piuttosto comodo. Qui ci volevo fare il piano intermedio, ci volevo fare la piantagione. Ah, vuoi almeno... fare la
piantagione interrata, quindi. Dov'è che la stai facendo la piantagione? Qua fuori? Qua fuori, sì sì. Vabbè, già così va bene. Eccola. Ah, allora adesso va intagliata. Chissà in quale dei mire barili saranno le cesoie. Vai, l'ho fatta. Una è pronta e l'altra pure. Quanto siamo minacciosi così. Ti propongo una missione. Andiamo in giro a cercare degli schiavi. Così li mettiamo, sì, a lavorare quelli. Insomma, andiamo a fare un po' di rapine, capito? Dai, prendiamo le barche. Andiamo, tieni un coltello, così sei più minaccioso. Vamonos. Andiamo! Oh, il viaggio. Finalmente esploro un po' anch'io. Sai cosa manca? Cosa? Bella musica. Serve un po' di musica? Dimmi se ti piace questa. Questa è musica per un pezzetto. lo vedo. Andiamo, abbiamo già trovato, perfetto. Sono, andiamo un po'. Tengo Gultel. Oh, vedi che scambiano. Li deportiamo immediatamente. Bene, beh, intanto portiamoli. È tempo della schiavitù, ragazzi. Arrivati. Adesso però dobbiamo trovare un attimo un modo per portare su questi gentili signori. Serve un pistone. Vado a prenderlo. Ok, qua c'è il pistone, qua c'è la leva. Vai, retromarcia, va bene. Ok. Allora, lì è il massimo. Dovresti riuscire a scendere dalla barca, piazzare un po' di blocchi e fare tipo qualche buco nell'albero, così. Perché sennò dobbiamo farlo tutte le volte ed è un po' palloso, okay, il processo. Ah, intanto portiamo anche l'altro, così non dobbiamo rompere il pistone di continuo. Vai, si sale da qui. Vieni, vince! Devi portare su creatura. Aspetta che porto pure vicino l'altro. Minchia, che lavoratore che siamo comunque. Prego, mamma, guida il povero disgraziato. Prego. Ci sei? Sì. Ovviamente dopo lasceremo tutti questi pilastri di merda, sia chiaro. Manca così poco. Siamo quasi arrivati, eh. Li vogliamo chiudere dentro le vele? L'idea potrebbe sopra, essere però, quello. Però dopo, sai cosa? Bisognerebbe sistemare anche un po' i balconi, che questi, beh, non penso si lancino giù, però forse potremmo anche fare, visto che stiamo facendo cose poco etiche, perché poi verranno ovviamente schiavizzati e sodomizzati. Opzione A, li mettiamo dentro le vele. Opzione, sì, B, facciamo una struttura sotterranea dove li facciamo riprodurre a go-go. Ecco, li mettiamo in cantina e poi tipo i prescelti, quelli che vogliamo tenere, li portiamo su. Li promuoviamo ad abitanti delle vele, cosa ne pensi? Sì, sì, hanno tutti una stanza, volendo. Esatto. Quindi loro che sono il pattume li mettiamo in cantina a riprodursi. Cioè, più che altro è meglio portarli dentro da qualche parte, dentro le vele, secondo me. Perché poi dopo le devi far salire, eh? Beh, lì crea un meccanismo molto semplice, in realtà. Sì. Come abbiamo fatto qua, muovo la leva, però collegato con la redstone, così, tipo, uno siete qua con la barca e da dentro casa fai ti e salgono. Giù. Oppure con il carrello, no, che appena esce il bambino viene portato su da un... tipo... capito? Dal carrello. Produzione di massa, proprio. Produzione di massa di bambini. Poi li donerei alla... no, nel senso. Ah, sì, sì, poi ovviamente tipo gli scarti li doniamo alla... Che brottume che abbiamo qua sotto. Bellissimo. Ok, quindi li portiamo in cantina, abbiamo fatto la scelta. Sì, poi se li facciamo salire con un meccanismo, certo, di leve e carrucole. Poi io volevo fare proprio un muro che metteva le scale e basta, e c'è una porta solo che noi, solo noi sappiamo, coi pistoni. Per gli schiavi, dici? Eh sì, che sennò arriva la gente... Ci sta, però non abbiamo i pistoni appiccicosi. E io ho 3 slime ball. Si può fare una porta semplicissima che apre 2, però poi non escono le barche da lì. Semmai sai che il meccanismo lo facciamo tipo qua, che porta, mm-hmm, su direttamente. Servono tipo... intanto 3 letti. Il pane, faccio una roba veramente semplice, ok? Poi più avanti possiamo fare cose più belle. Hashtag funzionalità. Sai cosa potremmo fare? Vieni qua davanti. Ti vede lo spifferino. Potremmo dire un nascondiglio. Aspetta, perfetto. Così. Oppure guarda, non lo teniamo neanche. Sacchete. Geniale. Ok, let's go. Oh, dove va? Mazza che bello però. Con quegli occhini verdi, ok. Si sente tanto i versi qua, sarà difficile da nascondere. Pensiamo a come fare un sistema automatico. Di crescita di bambini o... A me l'idea è venuta ed è la seguente. Qua adesso vediamo come sistemare tutta la stanza, ok? Tanto sarà tutta la grande cantina questa. Sì. Mettiamo dei letti. Qua ci mettiamo o l'acqua oppure meglio ancora le rotaie. Vabbè, tanto questi devono... Tienilo occupato che nascondo tutto. Ah, io sono arrivato qui per trattare un po', perché c'è una cosa che vorrei commerciare. Ma è la rana. Mamma lava me veste scingo. Qua ma che viene qua? Oh, ma sei? Qua chi sei? Allora, sto venuto qua. Chi t'ha invitato? Chi t'ha invitato?
Fermi. C'è un oggetto da commerciare. Voi commerciate qualcosa? Allora, c'ho innanzitutto una mappa molto rara, unica. Penso sia valga almeno 64 diamanti. Ma, potrei farvi uno sconto di un diamante se volete. Ah, no, un diamante al posto 64 diamanti. Offerta incredibile. Una mappa rara. Porta un bioma unico. E poi ho trovato in una cassa un enchantment unico di livello 3, tra l'altro, che può essere messo alle armature. Quanto mi offrite? Ma non lo so, Vince, a me è tanto d'inculata. Lo so, a me sembra buono. C'è scritto originale. Qui se gli tagliamo la gola. No. Posso portare buoni commerci. Gestisco il porto al porto accanto al mare, quindi qualsiasi persona entra dall'oceano passa per me, quindi posso grandi scambi intercontinentali. A me il libro sembra una scammata. Non è scritto autentico. Assolutamente autentico. Tieni su sta schifezza. Ma non è quanto offrite? Posso offrirvi la mia mappa, scusate. Quale mappa? Qual è la mappa? Allora, qui non va bene. Vengo come primo affare, visto che vengo incontro. E posso chiedere giusto 23 di ferro. Per quel libro? Unico, raro. Ascolta, se non te ne vai qua metto la musica brutta, hai capito? No! La Giulia funziona sempre. Vai, vai, pia tutto. Torniamo al nostro lavoro, direi. Dicevamo. Allora, ce la posso fare? C'è qualcuno fuori, c'è qualcuno fuori. Quel maledetto. Oh, che cazzo vuoi qua, eh? Oh, salve. Comandiamo noi qua, eh? Oh, che cazzo vuoi, capito? Cosa fa col passo a montagna? No, scusate. Ma chi sei tu? No, io in realtà vi volevo chiedere, cioè, allora, potrebbe togliere la musica e mi distrae. Ma scusi, io sono del catasto e sono stato chiamato qui per fare un controllo perché... Sei del Catania? Che cazzo ce ne frega? Parzialmente di Catania, no, sono del... Mio papà è di Catania, sa, davvero. Comunque, sono dicendo... Che cazzo è questo eco mostro? Scusi, non risulta nel catasto? Ah, non risulta? E mica l'abbiamo fatto noi. E come no? Ma cioè, conduci direttamente a casa vostra? Che vuol dire? Quindi vuol dire che sicuramente voi siete coinvolti. Ho capito, ma se un treno va a sbattere sotto casa sua è colpa mia, no? No, beh, allora. No, però sono qua per investigare, per l'appunto. Non vi sto dando la colpa, sto chiedendo. Ah, vedi, vuoi vedere, Vince, che è stata la rana quando è venuta qui? È venuta la rana maledetta. Ah, ok, sì, tutti quanti si parla male della rana. Che oltretutto vuole pure venderci il libro scam. Sì, sì, catfishing 3. Catfishing 3, sì. E l'1 e il 2? Si vede che era il livello massimo. Ah, ok, quindi è il mega corso. Ma vi ha anche invitati a fare una settimana a Dubai per caso? No, non ci ha invitato. Però ho detto che ho vinto un iPhone 13. Pog, lei quindi ha dato tutti quanti i suoi dati? No, gli ho tagliato la gola. Ma come gli ha tagliato la gola? Ma scusi, è una rana. Pensi, c'era anche l'altro libro, Pedufischi, era scritto. Pedufischi? Cosa insegna Pedufischi? Aircat calling. Non sono cose che mi interessano. In effetti sono un po' eccitato, sa? Arrivederci. Arrivederci, capo. Non mi chiami capo, però. Dai, capo. Ma perché è pelato, mica per altro. Abbiamo nascosto ancora la nostra cantina, ottimo. Dove eravamo rimasti? Ole. Si cassa qua sotto. Una volta creduto con la barca, vedi, tanto noi possiamo sempre salire da qui. Gli piazziamo il leggio in modo tale che solo lui possa lavorare. Adesso andiamo a figliare un attimo, vediamo se il tutto funziona. Ecco. Adesso l'obiettivo è quello far andare il figlio nell'acqua. In che modo ci va? Letti sono una sponda apposta, botole come blocchi invisibili sopra l'acqua. I bambini provano a dormire e cadono. Allora, ci sta come idea quella che mi avete dato dalla chat, di mettere la botola sopra il flusso d'acqua, però aperta in modo tale che però comunque ci entrino. Ok. Vieni un attimo sopra. Sopra? Che succede sopra? C'è... Credo Alberto. Non so da dove è arrivato. Mi sa che è spawnato perché c'abbiamo i villager. Dalla chat scrivono: se uno di quei due villager gli metti il lavoro da farmer e gli fai la piantagione di carote in giro, darà automaticamente delle carote all'altro villager, si proveranno automaticamente. Sarà next step. Allora, i genitori dovrebbero stare in uno spot. I bambini nascono e vengono subito trascinati dall'acqua. In qualche modo si potrebbe fare, secondo me. Servirebbero, sai cosa? Servirebbero tante slime. Fa ridere che il progetto è partito come una porta invisibile. Adesso è esposto a tutto. Va bene così, tanto è la cantina. Questa qui. E rispetto verso chi? Questa è la domanda. C'è il signor Dado, eccolo là. Sarebbe andare lì a suonare un po' di musica, però adesso abbiamo altro da fare. Dobbiamo continuare la cantina. Le ho dato tutta la legna, così. Ho visto. Facciamo un attimo lo svuotapalle anche qua. Abbiamo capito che ci serve. A me piace lo svuotapalle. Possiamo svuotarci le palle! Ok, poi ovviamente adesso prendo quello che veramente mi serve, tipo il lectern. Allora, Kisht è quello con loyalty. Va bene.
Curse of Binding. Oddio, ci si può fare qualche scherzo con questo. Non è proprio il migliore enchant, però, insomma. I pranks. Oggi mi sono guardato anche dei video su come fare delle farm un po' più cristiane di villagers. Ah, perché... Per modo di dire. I cristiani farmavano una volta. Esatto. Andiamo a far fare altri bambini. Chi vuole trombare? Io. Tu non puoi. No. Aspetta almeno che esca il bambino. Allora, dobbiamo fare la postazione per i contadini. Quindi serviranno dei bambini nuovi, perché questi qua c'hanno già il lavoro e non lo cambieranno. Se la vogliamo fare automatica. Ma la domanda è, la vogliamo fare automatica noi? Boh. Potremmo provare. È tempo di fare delle postazioni da gaming qua, un attimo. Aspetta, non fare una sala LAN che è illegale. Cazzo. Ah, ma qua si esce. Porca troia. Secondo me dovremmo... servirebbe una bella farm di bombe da queste parti. Io ho della TNT. Quanta ne hai? 9. Vabbè, non importa, è tranquillo. Stiamo facendo, ragazzi, una postazione di sesso automatico. Però nel frattempo teniamo quella manuale, ok? La manuale, ma certo, perché... Certo, teniamo quella manuale per ora. Più che altro perché il tempo che questi iniziano a produrre ci vorrà un po' di tempo. È il tempo delle botole. Ho messo il pesce e le palle. Pesce? Oddio, beh. Grazie, è quello che mi serviva. È quello che desideravo da è piccolo. È proprio quello che volevo. Mi scrivo, ma sei di Napoli, cosa te lo fa pensare? Lo spiccato accendo napoletano che tengo. Lo spiccato accendo. Sono preghico buono. Quanto sei lento a scavare? Quanto devi fare? Ma vuoi fare a cambio piccone? Anche perché mi si rompe adesso. Andiamo. Più carote. Ok, tutto un po' così, cazzo di cane. È fullato. Ecco qua, tante torce. Così è bello illuminato. Ok. Adesso ovviamente vi spiego quello che sto facendo. Allora, praticamente, ovviamente sarà tutto chiuso intorno, ok? A un bambino daremo il lavoro del farmer, ok? Il primo cash, perché comunque... Esatto. Primo cash, mettiamo qua, diamo lavoro al farmer. A un altro bambino non gli diamo nessun lavoro. Gli chiudiamo qua dentro, in questo 9x9, ok? Il farmer raccoglierà in automatico carote e patate, e risemina anche. Li darà al compagno e insieme creeranno il bambino. Il bambino vorrà saltare sul letto. La prima cosa che vorrà fare sarà saltare sul letto. Okay. Ovviamente qua sarà tutto chiuso, le botole verranno tenute aperte, non chiuse. E però certo, ricordiamo essere considerate comunque un blocco su cui si può camminare. Quindi il bambino arriverà qua e casca giù. Fine. Okay. Ci mettiamo un flusso d'acqua, un carrello da miniera, il bambino prende e lo porta da qualche parte. Ok, ok. Ovviamente noi possiamo scegliere dove questi bambini andranno a finire. Cosa ne facciamo? Un corridoio sotterraneo che porta direttamente alla chiesa. Ah no, scusami, quello è un altro. Servono a noi qua. Allora in teoria vengono catapultati qua. Vanno avanti. Puffete. Cascano. Qua ci potrò mettere dell'altra acqua per trasportarli poi da altre parti. È ora di tappare il lag. Cioè volevo dire cos'è? Il lago. Lago. Ma che cazzo? Perché sono esplose le carote? Boh. Non posso più plantarle. Aspetta. Dicono che è la luce. Ora sì, è vero, è la luce. È vero. Pazzesco. Pensa a te, che tecnologia. E io che ce la mettevo solo perché così almeno non era illuminato di solito. La serve luce... qualcuno che ci dà la luce. Porta. Io non ho visto niente. Ok. Oh, non è entrato. Ma... Però ha preso il lavoro. Va bene così a noi, ok? No, dai, in due, no. Ma da chi l'ha preso il lavoro? Ah, il barile! No, porca troia, il barile. Dobbiamo sopprimerlo. È lui cos'ha? Adesso. Ha un pesce con un merluzzo. Cioè, allora, c'ha un trade 10 di carbone per uno smeraldo, eh? Non si può cambiare, ragazzi. Basta chiederla. Spiegazione su come funziona il cambio di lavoro. Normalmente tu a un villager con cui non hai tradato, gli rompi il lavoro e lui diventa disoccupato e glielo puoi ridare. Dentro Pandora è stata modificata questa regola e una volta che il villager ottiene il lavoro non può più perderlo. Quindi o lo sopprimi o lo tieni così. Perfetto, clippate anche da me senza che io ripeta. Ecco. Tieni, fai un po' di scambi. Ta-da! Molto bene. Prendi un po' di smeraldini che ci servono.
Io quasi quasi lo terrei proprio per questo. Ma sì, sì, vai a far trombare altri due che ci serve un altro bambino. Ok. Tanto il lavoro questi non posso più prenderlo perché ce l'ha lui. Ok, prima o poi oddio, scenderà. Oddio, no, uscito, uscito! È andato! Sta salì! Dove stanno andando? È entrato nelle vele! No! Non dove è vanno? Casa tua. Uno l'ho preso. Andiamo subito a bloccare la porta giù. Sì, sì, ho già fatto le slab. Cioè, proprio per bloccarlo. Ci passi, ci passi. Allora. No, ho preso... Non ci voglio credere. Ho preso un altro lavoro sopra. Ho preso sopra. Il lavoro al barile sopra. Che cosa chiede lui? Che faccio un altro bambino. È uguale, 10 di carbone. È buono, buono, piglia, piglia, piglia. Ma ne abbiamo già uno, che ci serve? A questo bambino lo ficchiamo qua e qua rimane. Finché non diventa grande si prende il lavoro, va bene? Bene. Boh, abbiamo sti due stronzi qua, non so cosa ci possiamo fare con questi. Li sopprimiamo. Beh, no, sono fonte di smeraldi. Ma la domanda questi. È se li lasciamo liberi, questi che cazzo fanno? Vogliono uscire ma non escono. Allora, possiamo fargli una postazione a questi con il loro barile. Potrebbe essere una bella idea. Gli diamo giusto un letto perché così evitano di rompere ma i coglioni. Ma chi se ne frega del letto? No, no, manco un letto gli diamo a questi. Ma non dormono, vabbè. A noi che sì. Cazzo ce ne frega se dormono o dormono? Cioè, che cazzo ne frega se i miei piegati dormono? Cioè, o oh no? Non è così che funziona. Malattia. E che? Che è malattia? Ma vuoi, puoi essere pagato per non lavorare? Ma sto male. Ho capito. Maternità? Cioè pure. Madonna. Madonna mia. Quanta ragazzi. Roba vogliono questi. Una torcia. Ecco qua. Tic. Adesso dobbiamo pensare al canale di scolo automatico dei bambini. Ma non ci stanno bambini? Non capisco. È bello vederti sdraiato. Dove sono i bambini? Dove datemi sono i bambini? Dove sono i bambini? Mi faccio vedere il super dove? Bambini. Dobbiamo pensare a cosa fare poi dei bambini una volta che escono. Vedono i letti, vogliono andare a saltare sui letti e cascano qua e dentro. Cadono. La domanda, dobbiamo ok, cascano. Cosa facciamo? Dobbiamo fare una stanza sotto per i bambini, dove possono prendere il lavoro. E a seconda di quello che prendono vengono soppressi o meno. Il loro destino è deciso da quello. Mi piace. Il loro destino è deciso se hanno mending o no. Quella è la vabbè, cosa vabbè dai più... serve anche altro. Mending sicuramente serve. Cioè mending è il top. Si potrebbe fare la seguente cosa. Qua ci mettiamo un altro flusso d'acqua. Ok. Puffete. Così uno casca, finisce okay. Qui, qua ovviamente si tappa. Lui arriva qui. Spostati un attimo da lì che faccio vai. La scalinata. Però aspetta, arriva il kart. Oppure il kart essere... possiamo farlo partire già da là. Però dovremmo aspetta, fare un kart che fa avanti e indietro all'infinito. Facciamo così, togliamo il secchio da qua. Qua ci mettiamo subito la rotaia. La rotaia possiamo farla partire da qui altrimenti. Tipo loro arrivano qua. Qui facciamo in modo che vengano prelevati a un carrello. Ok. La domanda è come? Se non sbaglio i carrelli possono aspirare le persone. Sì. O gli animali aspirano. Anche attraverso i blocchi invisibili. Tipo il slab, capito? Se noi qua ci mettessimo una slab, sotto ci si fa il sistema con il carrello vzium, viene in su, facciamo tutta la rotaia, lo aspira a questo che è nel blocco qui okay. E se lo porta in giro. Ti vado a prendere i materiali per, la, per le rotaie. O anche il vetro, sì, anche il vetro. Quanto fa, quanti gradi fanno da te? Boh, io c'ho il condizionatore. 28, 30, non lo so. Senti che inverno ancora. Famoso inverno africano questo, altro che... E stranamente fa più caldo al nord che sotto. È strano. Lo è. Tipo... Vediamo un po', se qua ci metto un pulsante. Ah, che qua. Che pulsante? Ah, ok. Ma... Body block. Oh, ha funzionato! Funziona! 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 Occhio, Chi ha preso il lavoro? Nessuno. Eccolo, allora. Eccolo. Oh, c'ha pure già lo smeraldo in mano. Ruba, io lo ruba io. No, perché vede le mie carote. Dammi il cazzo di smeraldo, bastardo. Dammi il no, cazzo no, di smeraldo. Scappano, scappano. Ha lavorato, sì, ma deve rompere le carote. Ok, è partito, è partito. Usciamo, usciamo. State lì dentro. È arrivato un bambino. Bene. Okay. Adesso purtroppo è un po' lento, ok, come cosa, fidatevi, non è istantaneo. Però con il tempo lui rompe, dai il cibo a quell'altro, vedi? Rompe, poi si guardano intensamente negli occhi. E quando avrà rotto abbastanza, gli avrà passato abbastanza cibo, faranno il figlio. E lui rompe e pianta, quindi è proprio automatic farmer. Ti grossi. Che Napoli cazzo? Non è solo una città. Chi è che ti entra dentro la camera e rutta? Boh. Che hai mangiato a pranzo? Pasta con pomodoro e bresaola. A bresaola? Smesso bresaola. Faccio palestra, capisci? Devi prendere il riso e pollo e basta, come fanno tutti i palestrati. Che... Riso, pollo e creatina. La creatina ce l'ho. Che... Quella sì. Allora sei un vero palestra.
Ecco qua. E si arriva precisi qua. Tuc. E ci si ferma. Capito? Comprendo. Qua si mette un pulsante. Qui ci si può fare un meccanismo dove pigiando con un pulsante gli dagli impulso, così sale, capito? Qua come stanno andando i signori? Vabbè, c'ho solo quei tre. Eccoli, eccoli. Attenzione, prova del 9, attenzione. Vediamo se il bambino va diretto. Cosa? No, hanno failato. No, ne. Chissà perché hanno failato. Ma? Oh, è andato, go, è andato diretto. Fammi vedere se è nel kart. Aspetta, non sta scendendo però. Ah, qua allora tocca mettere una botola. Oh. Hai visto? Oddio, ma, come? Oh. Puoi tornare dai genitori. Allora, aspetta. Vado un attimo a fissare questo. Il bambino è in salvo, intanto. L'ho messo dentro la barca. Però non è stato assorbito dal kart. Questa cosa mi dà fastidio. Sì, non è stato assorbito dal kart, quello è vero. Ok, direi che puoi rimandarlo dai genitori. Vediamo se torna a saltare sul letto. No, non vuole andare dai genitori. È finito nel box con gli altri due. Vabbè, li sopprimiamo questi? Soppressione, arrivederci. Ormai siete usciti, cazzi vostri. Non gli abbiamo data la chance, dico bene? Sì, potevano copulare, sai, non so. Ma che stanno facendo? Ah, perché è notte, mi sa. Okay. Ah, è notte, vogliono andare tutti a dormire. Ha fatto un altro figlio! Let's go! È questo. Attendiamo. No, non si fa niente. A posto. Perfetto. Ce l'abbiamo fatta con la nostra incredibile bravura. Tu devi essere bravo, hai capito? Devi fare il buono. Devi essere bravo. Bravo bambino. Bravo bambino. Bravo bambino. Hai capito? Non sei assolutamente inquietante. Ninna nanna ninna, oh, questo bimbo lo sopprimerò. Ok, ora secondo me da mending. Penso abbia come funzionato. Come minimo. Ma che fa? Sbatte, se ne va. Ma? Un barcalo! Oh! Niente, è finito nel box. Ma dove andavi? Bambino, vieni qui. Vieni qui, piccolo bambino. Ho le patate. Buone le patate. Che bella scena. È bellissimo. Si muove in modo molto strano questo bambino, sai. Oh no. Si muoveva in modo un po' strano sto bambino. Ha qua un piccone quel bambino. No. Oggi capite, però dove è andato? Bambino! Bambino! No! In tutto ciò abbiamo perso un villager. Morto un villager, se ne fa un altro. Ho capito, ma con quel che ci mettiamo! Vince! Allora, Vince, dobbiamo far vedere una cosa. Mostriamo cosa è successo alla cantina. Sentite, c'è un certo silenzio. Sì, sì, sento proprio niente. Non ci sono più tracce dei soprusi che stavamo combinando. Ma quindi, dove saranno andati gli schiavi? Notate che c'è più monnezza. Vedete? Guardate quanta monnezza. Ma questa monnezza porta da qualche parte. Sei pronto? Sono pronto. Pigia il pulsante. Pigia il pulsante! Gli schiavi sono ancora più nascosti. Ora col cazzo che qualcuno li potrà sentire. Potremmo commettere tutti i soprusi che vorremmo. Mostriamo anche la tecnica per uscire. Ah, visto che siamo circa 100 blocchi in profondità, andare in alto con una semplice scala o dell'acqua ci avrebbe richiesto troppo tempo. Allora si usa il buon vecchio metodo delle barche. Nessuno ci scoprirà mai. Nessuno può sapere. Nessuno potrà salvare questi schiavi. Sono tutti nostri. Torniamo dagli schiavi. Allora, andiamo a dare un'occhiata. Qualcuno è stato prodotto, dico bene? Giusto due di numero. Giusto un paio sono stati prodotti in nostra assenza. Quelli sì, trombano, esatto. Neanche si fermano. Allora, abbiamo portato giù questi due. Sono quelli con multishot e siltouch. Abbiamo portato giù questo qua con che ci tradda il carbone. E i due Rocco si frega quell'altro. E gli altri ovviamente li abbiamo sodomizzati a dovere perché, boh, non servivano più. Quindi li abbiamo usati l'ultima volta e basta. Adesso dobbiamo creare le stanze del lavoro. Così.
Esatto. Lo portiamo con il carrello. La cosa è molto intelligente, secondo me. Mi è venuta un'idea troppo forte. Con i binari che deviamo le corsie. Esatto, facciamo diverse corsie. Mamma mia. Adesso lasciali qua questi poveracci. Chi li tocca? Che schifo. Solo perché sono poveri? Hai ragione. Mi guardano come se fossi un mostro. Solo e non è assolutamente così, immagino. Eh beh, solo perché un po' di schiavitù, cioè, io non so, guarda, veramente, non li capisco. E questa sarà stanza numero uno. E qua facciamo il secondo buco. Qua si potrebbe fare un'uscita anche qua. Oh yes. Guarda, qua ci si mettono le leve, no? Sono dritto, sono storto, ok. Fiati che funziona benissimo. La domanda è: una volta che li lanciamo qua dentro, cosa succede? Ci mettiamo il lecter proprio qua in fondo, così? E vediamo che cazzo si prendono. Benissimo. Esempio stupido. Si qual spinge lui. Brum! Perfetto. Perfetto. Non si fa male perché è una slab, quindi non un blocco fisico. Dopodiché lui... tac, e va nella seconda postazione. Mamma mia! Che cazzo abbiamo combinato? Qua, ecco. Ho messo una leva perché non c'avevamo l'ubottone l'altra volta. Tac! Dove e questo, vedere? In teoria, va direttamente nel terzo. Belle, oh, yes! Mi è venuta una bellissima idea, lo sai, caro Vincenzo. Spara, spara, basta qua, spara. Allora, la mia bellissima idea è quella di farli cadere in un buco dove muoiono. Io penso che muoiano a questa altezza, sinceramente. Allora, io penso che non serva fare un test a questa altezza, dico bene. Guarda qua. Questo c'ha sharpness 3. Allora, 3. Più per che ora altro lo teniamo. È che costa 27. Quindi sono 108 smeraldi per fare sharpness 5. C'è da dire che una volta che l'hai fatto, sei abbastanza a posto. Quindi lo terrei temporaneamente. Sei pronto? Vediamo un po'. Avanti, avanti. Perfetto. Perfetto. Si va nello slot 3. Arriva. Arriva. È successa una magia. È diventato un contadino. No, è diventato un pescatore. Ma come ha fatto? Non c'è niente. Tocca sopprimerlo, però mi dispiace. Cioè, anche volendo non saprei quale barile rompere. Facciamo un test. Rompiamoli e mettiamoli dentro. Facciamo un attimo così, va. Aspetta lo slogo. Grazie, barili lì. Proprio dritti, per favore. Ma un po' sì, di ma sono più belli. Un po' di decenza da queste parti. La decenza è andata a morire. Vediamo se quello ha perso il lavoro. L'ha perso, era quel barile lì. Ma com'è possibile? Ma non ha senso. Vediamo. Fortuna 1. E culo. Sì. Sì. Porta rispetto. Bambini, non ce ne sono più per adesso. Voilà. Non ha preso un altro lavoro. Bravo. Bravo. Infinity. Ed not bad. All'inizio è buono anche perché non abbiamo lo spawner di scheletri come nell'altra Pandora. Oh, lavora, stronzo. Ah. Un altro Silk Touch, però costa 19. Più del doppio dell'altro. La podola è già pronta. È pronta. Rip, a quel bel suono. Dovremmo fare una stanza dove i villager possono effettivamente lavorare. Quelli buoni, intendo. Un po' più dignitoso. Perché loro sono quelli che hanno il lavoro giusto, quelli bravi. Quindi giustamente meritano più dignità degli altri. Ti prendi quello con Infinity e lo portiamo via. Ok. E lo mettiamo già nel posto bravo. Vai! Brum! Guarda come lavorano tutti belli chinati nella loro postazione. Ragazzi, guardate che cazzo abbiamo creato. Ma di cosa stiamo parlando? Che roba disumana abbiamo fatto. Che ha un tavolo per incantare. Vogliamo offrirci, magari ci dà qualcosa. Scopri, scopri. Andiamo, che il signore vuole incantare. Metti la canzone. Ah, sento proprio il tipico odore di Scampia. Volevo dire il suono di Scampia. Oh cazzo, ma qui ci ha sentito la monnezza che ha sentito l'odore. Salve amici miei. Salve. Posso approfittare del vostro tavolo per incantare? Certo. Sì, tipico. Guarda, sei già abbastanza incantevole così. Posso dirtelo. Ah, grazie amico mio, ma non lodare me. Loda il sole. Il sole. Sì, sì. Teniamo un sole qua. Ah, quindi questo sarebbe il famoso tavolo per incantare. Sì. Fra, è che ci sta l'ulibro, ma io non so leggere. Capisco, capisco. Nemmeno io faccio cose a caso e alla fine qualcosa succede. Meno male, va bene. Lo lasciamo usare gratis a Cristovagliune. Magari poi ci può tornare utile. Posso pagarvi con delle patate cotte? Ecco qua. Che ci sta prendendo in giro? Accidenti, ha tutta l'aria di una boss fight. No, amici miei, non mi permetterei mai. Tieni 20 minuti per portarci il carbone, altrimenti veniamo a tagliarti la gola, capito? Ok, quanto carbone devo portarvi? Due stack vanno bene, penso, dai. Due stack di carbone? Facciamo una e le facciamo usare anche il bagno. Ah, magnifico. Ah, ma questo vuole usare prima il tavolo. A pagamento vabbè, posticipato. Vabbè. Se è un problema vado a cercare subito il carbone, ragazzi. No, non ci abbiamo nessun problema noi. Magari si prende fortuna, magari porta più carbone. Giusto, vabbè, usi pure il tavolo. Noi aspettiamo. Ma
che bella musica che tiene oggi la radio. Dovremmo fare una bella donazione alla chiesa ora che stiamo diventando ricchi, non credi? Farceli amici. Eh certo. Se gli regalassimo un gatto? C'è in barca questo, però è già preso. No, ma quello è preso, ne portiamo uno di questi ancora selvatici. Andiamo a donare questo gatto. Padre! Signori! Figliuoli! Io so che lei piacciono i cuccioli di umani, normalmente, esatto. Però volevamo fare un dono alla chiesa con questo gattino. Oh, che carino! Non è ancora stato domesticato, quindi può dargli il pesce, se capisce cosa intendo. Certo, glielo darò il pesce. È vergine il gatto? Pesce, certo. È stato castrato? Non da Dipende, noi. Lei come piace. In tutti i modi, caro. Allora... In questi tempi è difficile trovare cuccioli o cucciole vergini. Vieni qui, bel micino. Ci apre la porta della chiesa. Certo! Prego, prego, abbiamo portato un gatto da donare alla chiesa. Che ficata. Chissà prima che siamo... i gatti sono i migliori amici dei lupi, no? Signori, prima abbiamo avuto un'esperienza mistica. Ci può mettere il lupo si è mostrato a noi. Sono andato tipo in pellegrinaggio lontanissimo e lì in quella terra abbiamo visto un animale che attaccava una pecora. Abbiamo visto se effettivamente era un lupo ed è effettivamente il dio lupo ha risalito le scale. Ci ha presi al guinzaglio e ci ha fatti ascendere verso le cose inaudite. Ma non ascenderete mai quanto il pesce che darete a questo gatto. Ecco qua, ora donna può dargli il pesce. Oh, mi sento così gentile, aveva fatto la donazione alla chiesa. Nel frattempo aspettate che diamo una bella battezzata a questo gattino. Lo santifichi. Il nome del lupo, della pelliccia e della Madonna. Ecco qua, fatto. Don Molo, gli dia il pesce! Sì! Tengo pesce! Sì. Ah, l'amore! Grazie per questo dono, figliuoli. Ma prego, prego. Si vede che gli piace il pesce. No! Sì, ma sta puntando al pesce di Vincenzo. Si chiama Vincenzo? Bravo, lecca. No, no, ma signor Vincenzo, almeno vado dentro al confessionale, no? Guardi che la prima volta aspetta i don, mi scusi. Infatti. Altre cucciolate? Effettivamente sì, sì. Potremmo portare un altro bel cucciolo. Di quanti anni? Vabbè, adesso. Cioè, anche di qualche giorno, se vuole. Perfetto. Amici miei, vi ho portato il carbone. Grazie, Ciro. Per i signori di Scampia. Ciro. Questo non è carbone, Vince. Quello non è carbone. Te l'avevo detto che questo ci fregava. Carbonella. Accidenti. È un problema? Tenga, gliela do io il carbone. Porterò il resto io personalmente. Va bene, comunque può utilizzare il banco. Grazie, perché siamo buoni stavolta. Però stia attento, per solito non si deve più sbagliare. La prossima volta viene una coltellata diretta alla schiena, capito? Comunque siamo in chiesa. Sì, per caso ma in teoria non abbiamo ancora fatto la sentenza. Sì, ce l'abbiamo. Se ci dà un altro po' di carbone, noi le porteremo un cucciolo fresco fresco. Va benissimo. Quanto ne vuole? Perché ha blocchi. Grazie. Quanto gli serve? Se me ne dà un altro. Prego, okay. Prego. Va bene. Le portiamo immediatamente un bel cucciolo. Va vedrà bene, di una razza purissima. Oddio, signor Gianco. Salve Pasqua. Come stanno procedendo le cose a Scampia? Ah, tutto bene. Adesso Don Mollu ci ha dato un po' di carbone perché ci serviva per le nostre fornaci. E in cambio gli portiamo un bel cucciolo di mucca in cui, non lo so, faranno quello che vogliono. Ci ha chiamato la rana, non so per quale motivo ha bisogno di noi a Scampia. Dove sarà la rana? Prepara il coltello. L'ho già in mano il coltello. Ottimo. Che si eccomi. Serve qualcosa? Posso usare il vostro tavolo degli incantesimi? Quanto carbone hai? Posso darvi una cosa migliore? Te la mostro. So, questo è di valore inestimabile. So che potrebbe interessarvi. Autentica. Può usare tranquillamente il tavolo. Non si faccia problemi, accettiamo lo scambio. Scusami. Allora posso lasciarvi quell'autografo per sempre. Originale quando sono andato al suo concerto musicale. Quasi pigliando un volo. No, sono andato al concerto musicale e me l'ha firmato. Beh, magari cantava nel tempo libero. Dici? Io so che tirava, pure tanto. Sì. Vabbè. Vado a usare il tavolo, poi si vede immediatamente da qui. Posso chiedere, avete dei lapislazzuli? Pure! Allora qua non andiamo d'accordo per niente. Allora mi sto spazientendo qua. Vi dico cosa mi serve? Mi serve. Allora, il tavolo degli incantesimi, lapislazzuli. Sugli già preparati per poter incantare e di diamanti aggiuntivi per poter incantare il piccone e anche la pala. O usa il tavolo oppure tagliamo la testa. Guarda, sono buono soltanto perché ci ha messo il manifesto del grande del Maradona. Idolo. Ma come faccio senza lapislazzoli? Vuole lapislazzoli? Quanto carbone può dare? Posso portarle 5. Hai capito? Sì, sì. Almeno 10. Vabbè. Torno giù, vi porto, solo che devo fare un lungo viaggio ogni volta per arrivare da voi. E allora vabbè, ce ne porti di più così può usarlo di più. Nel mentre, visto che sono qui giusto per fare un viaggio unico, potete offrirmi dei lapislazzuli o dei libri? Pure i libri? Anzi, della pelle. La pelle è difficile da reperire. Dobbiamo dare il cucciolo a Don Berro qua.
Ma... Oh! Vi sta prendendo un po' con la foresta dietro, comunque. Basta. Sparisci! Ah, lo vogliamo finire. No, no, 40 livelli, aiuto. Non tiene mai 7 livelli, 40 livelli sto testa di cazzo. Fermi. C'ho un amico di un amico di un amico che lavora come scarpiere di un calciatore che si chiama Higuain. Cosa? Potrei firmato la condanna a morte. Non aveva livelli. Magari. Non teneva niente questo. Altro che 40 livelli. Faccio il cucciolo per il Don. C'è un cancellino qui? È la lana per uscire, se vuoi. È la mucca che deve uscire. Ah, sì, c'è il cancellino. Bene, porto il cucciolo al Don. Don! Don, è in chiesa? Lei per caso sa dov'è il Don? Il Don mi sa che è andato in missione. No. Per conto del dio lupo. Comunque prima è arrivata la rana e ha osato schernirci dicendo forza Higuain. Ah, forza Higuain, ha detto la rana. Oh, forse non era proprio così la frase, però insomma noi così l'abbiamo interpretata. Allora, la domanda è, cosa vogliamo fare con tutta questa farm di villager? Oh, guarda chi c'è. Allora, signor Vincenzo, cosa ne pensi di quello che ho fatto qua? Sembra un ottimo lavoro. Oggi pensavo, dimmi se sei d'accordo, di andare a donare al Don Mollu un bel bambino, visto che ne abbiamo tanti. Cosa ne pensi? Bambini, soltanto che non arriverà prima di un'oretta, secondo me, il Don Mollu. Ho detto che oggi arrivava tardi, quindi niente. Carabin, se non abbiamo il Nether, come possiamo zombificare? Cioè, li facciamo tutti zombie, ok? Ce li guardiamo poi. Quando avremo il Nether lo faremo. Faremo proprio tanza zombie, zombificazione proprio. Stasera uno di voi verrà donato a Don Mollu. Ah. Facciamo un bello scherzo. A chi? A chi? A quelli che ci hanno rubato il cactus. Bellotto. Va bene. Distrutto. È ora di vendicarci. Vieni, vieni. Chiudi, chiudi. Che sta succedendo? Che cazzo ne so io? Ah, ma sai cos'è che forse è successo? Fulmine, ha colpito magari il parafulmine. Ah, ecco. Abbiamo salvato la bandiera, quindi. Mettiamo il gatto sul parafulmine. Così diventa il gatto. No, ma guarda cosa ti ha dato. Ci sono stati degli sviluppi. Potrà mai reggere il confronto con le vele di Scampia? Oh! L'ha preso! Come si è tippato, eccolo qua. È qui. Ma è vivo, ma come è possibile? Tippato. Però l'ha preso, il danno l'ha preso. Ma c'è il gruppo degli emo sotto casa di Reggio Puglia. Lo stanno Ti facendo, vedi? Bastardi, è vero. Gli serve una bella lezione a questi. Prendiamo subito una zucca. Come si inciantano le zucche? Non so se si inciantano in realtà. Non si inciantano le zucche? Cioè, allora, per un frame mi appare e costa 4. Puoi provarci te, magari sono buggato io, non lo so. Si può fare solo buggato. Oh. Se lo rinomino, sì. Ah, ok. Come lo chiamiamo? Tua madre, bene. Aspetta, chiamiamolo parrocchino, però dobbiamo metterlo a tier in qualche modo. In teoria è enchantato, poi non lo so. A me non dice che è enchantato. Lo so, però il libro l'ha preso, quindi... Come l'ha preso il libro? Sì. Ok, e se andiamo là a fare il meme... Poi se lo toglie. E poi se lo toglie? Scorreggiamo nel disagio. Beh, in realtà se non si vede l'enchant è ancora meglio, Infatti, dico, se lui non riesce a toglierselo è il top. Scopriamolo subito se funziona oppure no. Signor Franzo! Ciao, ragazzi! Signor Franzo! Siamo venuti a portarle un dono. Dovrei vedere qualcosa, perché io non vedo. No, okay, è una zucca normale. Ah, ok. Ora è come noi. Ora sono come voi. Esatto. Ora è come noi. Devi passare un... Succede anche a lei? Signor Franzo, si è strizzato le palle? Sì. Deve essere la zucca. Allora, sì, provi a togliersela, scusi. Cazzo, non ha funzionato. Vabbè, fa niente. Franzo, noi andiamo. Abbiamo una missione importantissima, segretissima da compiere. Guarda, in bocca al lupo, fratelli. Grazie mille. Arrivederci. Niente, Vince, sei stato scammato. Bisogna lamentarsi con la direzione qua. 5 livelli buttati nel cesso. Se adesso magicamente mi riappare 5 livelli. Se adesso magicamente ci apparisse una bella zucca con Curse of Binding direttamente, così non perdiamo tempo. È trovata. Come hai fatto? La lamentela funziona. È stata la lamentela. Ragazzi, avete visto? A volte nella vita basta lamentarsi. Basta lamentarsi. Signor Pelato, dove si trova? Abbiamo una cura per lei. Stanno arrivando i pelati. Signor Tier è arrivato. Signor Fierik. Ma è nudo. No, non sono mezzo nudo. Se vuole lo divento, però.
Salve, ci dica comunque. Forse il signor Vincenzo da dire qualcosa. Abbiamo un rimedio particolare per la calvizia, però causa forfora e capelli lunghi. Che è esattamente il rimedio alla calvizia. No, è un danno collaterale. Ok. Mi raggiunga che le faccio un massaggino. Al possiamo piano di sopra, sulla noi. Sinistra. Però vengi pure. Sinistra. Possiamo assistere, è giusto, sì? Certo, certo. Non c'è niente. Stai controllando le trappole. Sì, controllo le trappole perché so ci che sono passato adesso. Di cosa stai dicendo? Anche cazzo stai facendo? Quindi la cura per la calvizie all'altrici quale sarebbe? La cura è un bel massaggio. Faglielo, vallo a sdraiare sullo sdraio. Allora ora le faccio il massaggino. Prego, si fermi, sennò. Sì, scusi, scusi. E sta cercando qualcosa? Sì. No, sto vedendo. Faccio sono molto bello queste vele. Ma c'ha un po' di mal di gola? Porca puttana. Ma. Oh. Che è successo? Hai fatto il massaggio? Io ho fatto il massaggio. Il massaggio? Il massaggio, è l'effetto del massaggio. Allora, ma fa un po' male all'inizio, ma poi passa, non si preoccupi. Passa? Sì, hai messo la zucca in testa. Ce l'avevo nell'inventario, me l'ha messa loro con qualche magheggio strano. Ma è incantata. Di cosa sta parlando? Era effettivamente il massaggio, funziona grazie. Proprio così. Tier, ma è incantata con la maledizione? Sì. Fare. Simo, ce l'avevo nell'inventario, l'ho raccolta dal dropper, cosa devo fare di più? Vabbè, raga, sì, tranquilli. Ho la, ho la soluzione. Ragazzi, ce l'avevo nel libro. Ha funzionato? Stavo dicendo appunto funziona? Il drop, ma vabbè. Ha funzionato? Penso è sia guarito. Guarito, grazie, grazie. Aspetti, anche al signor M, vedo che qua c'è un problema. Aspetti, che ho sentito che ha male alla gola. No, venga qui. Io sono in salute. Venga qui. Questa è Neo Sborrocillina. C'è lo sceroppo per lei. Vince, ascoltami. Dimmi. Mentre prima stai facendo il massaggio rigenerante al pelato. Sì. Quello coi capelli colorati, il comunista. Sì, ma la smetti di segarti. Ti posso prendere sul serio. Stavo dicendo il comunista. È andato nell'orto a rubare, lo stavo controllando. Continuano a rubare questi. Non lo so, ha preso qualcosa dall'orto. Quindi tu capisci bene. Dobbiamo vendicarci qua. Sono già due cose che ci rubano. Ah sì, eccolo, un bambù. Guarda qua. Ce l'hanno preso. La nostra vendetta sarà cattiva. Chiedo al Don se è in chiesa nel frattempo. Oh, il diamante. Ok, certo. Andiamo a prendere il bambino. Oh, aspetta, intanto io mi svuoto. Puoi svuotarti sul bambino. Allora, chi è il più furbo dell'oratorio? Adesso ti insegnerò la tecnica per legarli al guinzaglio. Si può solo con i bambini quelli speciali. Tic. Ah! Sa che c'è un bambino molto alto. C'è un bambino. Bambino altissimo. Vabbè, poi il vetro lo rimettiamo dopo. È ora di regalare il bambino al Don. Aia! Scusa, non morire il bambino. Ho capito. Ma cosa sta succedendo? Cosa? Guarda sopra casa di Dato. Bambino, stai tranquillo. Non ti farà più nessuno del male. Don Mollu! Don! Minne? Don! Abbiamo un dono per lei, Don! Eccolo qua! Salta su, vieni. Oh, vieni da papà. Hai ecco visto qua. Don che regalo l'ho portato? Oh, vieni, i miei preferiti. Vieni qua, bisogna atterrare un po', che è duro a capire, ma se lo tira un po' questo. Ma è così, a due anni sono così, ma gli insegno io le buone maniere, non si preoccupi. Come stai, caro? Come ti chiami? Brutto coglione, come ti chiami? Sono sicuro che il Don con le sue sapienze che è ecclesiastica sia in grado di poter crescere e allevare questo bambino. Sì, sicuramente. Ma certo, Don, certo. Dove glielo metto? Al massimo lo metto io, caro. Però. Ah, bravissimo! Sì! Sì! Bravissimo! Vedo che sei già. Bravi! Tutti a lei. Vediamo un po'. Queste non sono 5 stack, Don. Questi sono 5 blocchi. Ah, 5 stack di. Ah, scusa, ho capito 5 blocchi. Ma capisce il valore di un bambino? Cioè, guarda che il bambino gli dura qualche anno. Certo, quanti blocchi sono 5 stack? Ma sta scappando! Sta scappando il bambino! Ma come? Qualcuno prende il bambino! Sta scappando! Vieni qua! Preso! Ce l'ho fatta, Don, l'ho ripreso. Non ci sono più i bambini una volta che stanno tutti belli tranquilli. Qua il pagamento non abbiamo ancora ricevuto. Se deve scappare, almeno che scappi dopo che ci ha pagato. Tu stai qui finché non abbiamo ricevuto il nostro carbone. Poi il Don ci pensa a lui, a te. Dopo Don, facciamo i conti, stronzo, Don, ma non è che il bambino è scappato perché è ancora un pagano.
Ma unto nell'acqua santa. Allora, Don, 5 stack sarebbero 35 blocchi, ma visto che questo è il primo ed è un mezzo maggio, io facciamo lo sconto, facciamo 25 blocchi. Altri 15 e altri 41 di... Questo è tutto il carbone che ho. Lei è troppo gentile, Don. Va bene, accetterò comunque questo scambio. Ma il bambino sta tremando, ma sta bene. Forse è un po' di freddo. Don, lo scaldi lei. Prima bisogna battezzarlo. No. Oh! Cazzo. Gianco, non hai i vaccini il bambino. Madre nostro, che sei nel Dio Lupo, battezza questo figliuolo, esorcizzalo dalle malattie dei pagani e fai ascendere stronzo come voleva la Vergine Madre Marias. Amen. No, no, che succede? Ma è maledetto. È maledetto. Che cosa succede? L'acqua sacra non funziona. Don, l'esorcismo potrebbe abbandonarci un momento all'altro. Don, presto, lo usi finché può. Vieni qua. Ah, no! Aiuto! Scappate! Stronzo! No! Il bambino si è ammazzato. Povero bambino. Don, forse è un funerale cristiano. Tocca fare il funerale a stronzo. Mannaggia. Molto bene, signori. Vi salutiamo. Ci dispiace, Don, per la sua perdita. Siamo molto addolorati. Si sfoghi con un'altra birra. Arrivederci, signori. Arrivederci. Rispetto, sempre, sempre rispetto. Abbiamo consegnato il bambino è morto, però abbiamo vinto il carbone. Però abbiamo Salve, amici miei. Signor Cavaliere. Ho portato ciò che vi devo. Grazie, lei è molto gentile. Ecco qua. Del prezioso carbone. Bene, ha bisogno per caso di riutilizzare il tavolo? Potrei averne bisogno più avanti. Altro carbone. Accidenti, che cosa significa altro carbone? Avevamo detto che avrei potuto usarlo liberamente dopo aver portato 64 pezzi di carbone. Avevamo detto così? Io ricordo così. Non tengo memoria di questo avvenimento. Sto carbone. Dov'è la prova? Amici miei, non c'è bisogno di fare così. Dobbiamo collaborare gioiosamente. Prendete delle patate cotte, in segno di amicizia. Prendi un tappeto rosso, allora. Ma rosso quello che hai rubato in chiesa. No, non accidenti, questo tappeto è rubato? Nessuno l'ha reclamato. È più prezioso, allora. Ah, è così che funziona? Funziona così. Vabbè, passando da più mani, allora vuol dire che è più prezioso. Lo vogliono tutti. Ah, sì? Cazzo, il bambino che abbiamo regalato al Don, però non... Non era così prezioso. Non era così. Vabbè, comunque, signor Cavaliere, allora, noi cerchiamo del carbone che rimanga tra noi. Se lei per caso dovesse ottenere il carbone volesse qualcosa in cambio, noi siamo liberi di scambiare. Ok, quindi se vi porto del carbone posso chiedervi qualcosa. Buonasera, signor Fieri. Esatto. Va bene, signor, ma dovrei passare, noi teniamo bisogno del carbone. Siamo sempre qui, ci trova sempre qua. Diamo rispetto. Ora vado, amici miei. Buona serata, capo. Anzi, fermi tutti. Oddio. Allora, io sono alla ricerca. No, niente, arrivederci. 18 smeraldi per un power 5. Acqua finita, un cesso. Giusto, costa poco, però un cesso sicuramente. Direi, facciamo un'altra stanzina. Torcina. Tuc. Stavo rischiando di volare giù, meno male che ho preso la barca. Sì? Sì? No, dicevi? Sì? Che cazzo era sta roba che ho sentito? Un lamento. Niente. Allora, ho un po' di cose da mostrarti appena ci sei. Io sto pensando ad una cosa. Facciamo delle farm automatiche di patate e carote. Va bene farle in questo posto? Sì. Serve un bello spiazzo intanto. Mi serve un 9x9 per fare la farm a un solo posto, cioè con un solo villager. Si mettono prima le rotaie, intanto facciamo l'ennesima leva. Ormai è tutto uno switch sta ferrovia. Allora, praticamente, cosa vogliamo fare qua? Un 9x9 pieno di patate o carote. I villager che sopra, tutte le volte che queste patate e carote crescono, i villager cosa fa? Le raccoglie in automatico. Quando si riempie di carote e patate, perché ovviamente non ha altri villager a cui darle, non si deve riprodurre, cosa fa? Le lascia per terra. Il carrello che fa avanti e dietro di continuo le raccoglie tutte, le succhia, no? Tipo aspirapolvere dei Teletubbies. Quindi noi adesso qua dobbiamo riempire tutto di rotaie. Buffete. Da qua partirà tutto. Qua ci mettiamo una bella leva. Ti pare? Lo buttiamo giù il villager con impaling 5. Quando mai lo useremo? Non manco cosa fa, quindi brucia. Aumenta proprio il danno del tridente. Yuhu, con tutti i nostri tridenti. Vediamo un po' chi avrà l'onore di essere promosso a lavoratore da disoccupato. Attenzione che il signore lavora. Lavori. È uscita una cosa che farà molto arrabbiare Nova. Non c'è nulla di male, direi, a tenere un villager del genere, dico bene. No, no, sono... aspetta che riguardo. Controlla. 9 librerie, cioè. 9 smeraldi, una libreria? Cazzo, ma è conviene tantissimo. Lo teniamo assolutamente. Allora, aspetta, dobbiamo fare spazio al signore. Promosso quest'altro gentil signore. Prego, a te l'onore. Vai!
E giù! Sparisci! Ne serve un altro, vai! Ha preso il pescatore! Siamo, allora, io non so più dove li prendono, perché abbiamo tenuto quel villager là apposta, perché diciamo, se c'è qualche barile, ce l'ha lui, così non può prendere qualcun altro. No, l'ha preso lo stesso. Fammi vedere. Wow, non c'è nemmeno il trade del carbone questo. Come vedi, domani torniamo Protection 3. Ma fai passare il signore, per favore. Ma porca puttana, vedi che ti sei messo lì davanti. L'hai bloccato, ha preso il pesce. Cosa pensi che te l'abbia fatto buttare? Il fatto che se fosse entrato ci ha messo un po' a prendere questo lavoro. Vincenzo, venghi qua, venghino. Uno smeraldo per 26 patate o 22 carote. Direi che andiamo di carote. Arriva, eh. Oh, yes. Ma che è successo? Allora, io non ho come visto l'hai come... collegato. È andato è dritto, ha detto il terreno blè, e si è tuffato dentro il terreno e è finito sotto un altro rotaio. Ok, in teoria puoi lanciarlo. Vai. Allora, ci mettiamo del vetro qua, così almeno possiamo vedere che lavora. Allora, aspetta che prendo il vetro. Oh, ha lavorato, ha lavorato. Niente. No, sono finiti i village. Ok, già preso il lavoro, un mago. Ho l'impressione che sia un lavoro di merda. No, è un buon lavoro. Quanto sei interessato a camminare sull'acqua? Aspetta, vieni dentro. No, che cazzo! Vabbè, rip, lasciamolo morire. Ma c'è un problema con cazzo. Questo terreno qua. Capito. Ma quello là? Perché non ha lavoro? Ah, ops. Ah. E non andiamo d'accordo così, non so se è chiaro il concetto. Come è morto? No, adesso lo dico, Nova ha voluto ucciderlo perché non gli piaceva il trade. Sappiate che queste decisioni le prende Nova e basta. Vieni qui. In maniera univoca. Vieni qui. Roar, ti grotti. Mo, tiralo su. E col pistone. Ma porco, ma perché mi dovete far fare sta fatica? Lui è sempre stato qui. Vai, portalo su te, vado a finire l'altra roba. Cosa? Carrello mandato. Okay. Ha preso. Devo farmi in teoria non dovrebbe scendere adesso perché è tutto terreno solido. Quindi in teoria se io faccio così. Ok, ce l'abbiamo fatta. Easy. Così tutte le volte che passa qua, lascia la carota. E mo tanto gira all'infinito. Dovremmo fare un po' di bombina, lo sai? Semi, tasto destro. Ah, ho usato 21 semi per questo. Prego, aspetta. Assapori. Ne abbiamo un bel po' effettivamente di semi. Ce l'abbiamo due semi. No, non lo fare. Vado ti prego, non con altri. Fortuna. Andiamo a prendere un altro po' di semi. Ecco qua. Oh, tieni un po' di semi. Ah, tieni altre 8 stack. Quante ne ho qua? Altre 6 stack, tieni. Ti aiuto io. Andiamo. Vai, vai. Ora ho lavoro e non sono più povero. Sì, si può fare anche con l'opera, effettivamente. Però volete mettere... I veri uomini lo fanno a mano. Lo fanno a mano. Metti l'hopper qui. Fatto l'altro hopper. Sì, te levi da coglioni, magari riesco anche a mettere. Ok, vale. Guarda qua che bel lavorino che abbiamo fatto. Tieni un po' di terra. Anche qua abbiamo fatto tutto. Facciamo la farm di zombie? Sì. Ah, sai cosa possiamo fare? Ho visto che sopra abbiamo l'alambicco. Facciamo il villager prete. Così uno, gli diamo i bambini. E due, gli possiamo scambiare la carne di zombie. Oh, sono andati avanti qui con le costruzioni. Ah, che sì? Cazzo è successo a casa di Vic? Ma che è? Oh, c'è Gianco. Si è fatto pure male. Sempre col tridente in mano perché... Ah, ma c'è anche Vic. Oddio, ma è una SWAT, Vic. Cioè. Lo stai... Mi sa che è successo qualcosa. Ecco. Che bella scena, ragazzi, che stiamo vedendo. Ma la sta facendo le torri gemelle? Dove? Là, al porto. No, è una costruzione di muso e dado. A questo punto... C'è il dildo? No. Non c'ho il dildo, bro, mi dispiace. Dovrebbe andare bene annoiare. Così, in teoria. Dico bene, direi di sì. Ok, allora, da qua scendiamo tipo di una ventina di blocchi. Quindi loro così cascano. Ma vuoi mettere pure il dildo o no? Io volevo lasciare tipo con mezzo cuore, quindi. Scegliamo il punto dove scendere. Ce l'hai la slab? Ce l'ho e qua io, cascano. Ecco. Allora, loro cascano. E noi meniamo. Zac, zic, zu. Ecco qua. Vabbè, boh, l'unico è stare qua, aspettare che ne spawnino un tot e andare ad ammazzarli. A che distanza devo essere perché quelli possano spawnare? Ho letto un sacco di numeri diversi. 16 blocchi però uscito più di una volta, il che mi piace. Addirittura qua si potrebbe mettere il campfire e stare afk. Ma non fai exp. Non si fa exp, però immaginati qua delle belle giornate intere afkando qua. Quanta bella robetta ti farmi. Sì. È inutile che ci scrivete che ci cercano. C'è qualcuno sopra?
Vedi, appunto. Qui è sparito un cavallo. Cosa? E se l'hanno preso nuovo loro, io gli brucio casa. Una dichiarazione di guerra. Vediamo un po'. E pia sto lavoro, stronzo. Ding, ding, ding. Livella, livella. Adesso l'oro ci dà smeraldi e quegli smeraldi ci dà lapislazzoli. Wow. Oh, è iniziato l'uomo carote? Ah, sì? Sì, ne ha fatte tre. Più oltretutto per il grano scambi di smeraldi. Potremmo andare a prendere un po' di grano. Troppo vero. Così poco? Sparito un cavallo, è sparito del grano. Io qua ho bruciato tutto il server. Ma come non c'è? È pieno di grano. Ok, ci dà la torta di zucche. Penso che non ci interessi. Prendiamo flame. Così costa 9, così costa 2. Flame, infinity power, boom. 11. Voilà. Andiamo a fare la rapina? Sono pronto. Vai, vai, vai. Facciamo la rapina. Questa non è una rapina. Tu sei un pezzo di merda. Mi dica. Dobbiamo parlare in privato noi tre. Riconosce questo libro? Certo. Allora, glielo leggo. Missione pepata. Aprire tutte le botole della casa dei fichi della montagna senza essere visti. Si dà il caso che il suo apritore di botole è stato visto. Quindi come la mettiamo? Cosa? La missione sua è fallita. Ma il libro è firmato da lei. Voi mi state accusando di cose che... Ce l'avevi tu prima, signor Muso. Non giocare col fuoco. No. Cosa no? Ah, il panda mi sta portando in giro. È palesemente la sua firma. Comunque devo veramente arrendermi alle vostre proprietà tecnologiche. Cioè, voi potete fare un... Ciao, uomo Trump. Noi qui abbiamo un problema. Mi stanno accusando di cose che non ho, ovviamente non ho fatto, perché non ruberei mai. Vede. Non fanno altro che maltrattarmi. Qui abbiamo bisogno di... Che succede? Io ho bisogno di sicurezza. Facciamo un battesimo light? Ah, un battesimo strong. La sicurezza. Dica. Questa? Ho stavo abbiamo rialzato. Sì. Siete solo dei bulli, non siete fichi. Fuck you. Ma cosa vuol dire? A noi non interessa assolutamente niente. No. Non siamo mica. Però la polizia, vi può interessare un sample del nostro abbonamento a Holy Blocks, che verrà lanciato settimana prossima. Ah, già l'abbiamo mandato in vacca. Va bene, allora me ne vado. Tenete, allora, uno per lei e uno per lei. Questi sono dei sample gratuiti per valutare il servizio. Niente, sono dei sample. Se volete abbonarvi settimana prossima, potete tenere anche questi, altrimenti vi chiederemo di darceli se non vi interessate. E pensateci. Ma io sono terrei quasi quasi. Ma si accettano anche cose sadomaso qua lo strumento? Può fare l'abbonamento a livello 2, che le permetterà di partecipare e prendere parte alle sedute di realizzazione di queste opere d'arte. Sì. No! Ah, copyright! Ma porca troia! Una bella purificazione di massa. Avrete le idee, stare un po' attento con quella cosa che tiene in mano. Non parlo. No, attenzione! Ha preso fuoco! Al fuoco! Hai visto? Gianco. Passato. Sì. Ci dica immediatamente di chi è quel cazzo di libro. Ma non lo so, mi scusi, cioè, non so, quel libro non appartiene a me. Il livello pepato non fa parte delle classificazioni del locale. Eppure l'ha scritto lei. Beh, esiste anche... Veda di scoprire chi è stato entro venerdì, altrimenti il suo panda farà una brutta fine. Ok. Simo, io mi ritirerei. Ha parlato lui, io non dico nient'altro. Scusate, basta. Sono molto deboli comunque le loro pistole. Vedessero la mia. Sì. Posso fare un test? Non mi guardi però. Okay. Sono pronto. In quanto uomo di chiesa devo porgere l'altra guancia anche quando non mi è stata accusata la prima. Sono pronto. Oh! Orco 2. No. Don Bear. No. Beh, si è offerto lui. Gli avevo detto Don Bear che era forte. Lei si è offerto così senza neanche pensarci. Pronto. Sembri un robot. Vabbè, ci sta, dobbiamo fare la rapina. E gli rapiamo il fratello. Qualcuno a casa? È arrivato Poldo. Sono arrivati. Lo rapiamo? Ci sei? Sì. Questa è una rapina! No, ragazzi, non ho niente, non ho niente. No, prendete, no, prendete il fratello! Prendete quello con la maglia blu, ecco! Non puoi più scappare! Amici, siamo noi! Se non mi porti immediatamente una sacca di diamante, farò fare una brutta fine al tuo fratello. No! Colto, no! Ma noi non abbiamo una sacca di diamante! Cosa avete fatto tutto questo tempo? Vai immediatamente a lavorare, muoviti! Oppure digli addio! Colto, no! Si sta ribellando! Non ti ribellare, eh? Guarda, arriva la coltellata. Non sei il coltello! Fagli dal coltello a questo! Guarda qua, c'è un coltello, eh? Attento a quello che fai, capito? Vieni su con noi. E guai a te se fai movimenti strani. Attendiamo il fratello qui.
È meglio che si muova il fratello, altrimenti ti impicchiamo, hai capito? Penso abbia capito. Servirebbe una bella canzone nel frattempo. Dico bene? Stare amurato, tuo giorno né tane quando all'ate, non basta una sedere. Pic, aiuto! Che succede, arrivo? Quando sono andato a Scampia, gli abitanti hanno rapito mio fratello, mi hanno minacciato con uno stacco di diamanti, sono là sopra e riesco a vederli. Davvero? Aspetta, mi dai un secondissimo. Due minuti e sparo! Aiuto, non so che fare, non so che fare, non so che fare, non so che fare. Vic, ho un'idea geniale! Sono qui! Andiamo giù. Sono andato a indebitarmi per prendere questi diamanti. Ma sei diamante, muoviti! Cosa mi assicura che se vedete i diamanti non farete del male a mio fratello? Niente, però se non ce li dai ti assicuro che glielo faremo. Hai capito? Ok, ho 64 diamanti qui in mano. Ho 64 diamanti qui in mano, a chi li devo dare? Dai a lui. Ok. Questo ci sta prendendo per il culo. Cosa? Mi ha dato un diamante con scritto 64 diamanti. Io No, giuro che erano tutti. Giuro che sono 64. Allora forse lo tagliare un piede a tuo fratello. No, gli faccia del male. Hai visto? No, Gold, no. Gli ho tagliato entrambe le gambe. No, ha detto bro sofferente. No, Gold. Vediamo se voglio ancora riprenderci in giro. Noi non abbiamo tutti quei soldi. Porta il carbone, oppure delle carote. Ok, arrivo. Tantissimo. Uno. Le scamma. Ma guarda. Vuoi scammare? Pensa a te. Ma lo vedi che fratello che tieni? Non c'è più quell'amore fraterno che c'era ai miei tempi. Ai miei tempi ci si faceva in quattro. La famiglia era tutto. E tu ti subirai il neomelodico nel frattempo. Goldo, tutto bene. Vedi di non fregarci di nuovo, perché qua gli partono pure le mani. Allora, ho portato quello che mi avete chiesto, più altro, ho aperto la cassaforte, ho preso tutto quello che c'è, basta che non fate più male a mio fratello. Allora, ho preso tutta la carne marcia che avevo, ne ho presa più di uno, anzi ne ho presi 17 pezzi. Ho portato una patata marcia, magari questa ha più valore. Questa te la mangi tu. E poi ho portato un pezzo della bandiera del Napoli che aveva mia nonna in casa. Ecco a voi. Era l'unico pezzo che ci è rimasto. Questo è importante però, Non abbiamo nient'altro, siamo poveri. Ce lo liberiamo questo. Ho vissuto nelle case popolari fino ai miei 15 anni. I miei non avevamo niente, non ce la facevamo. Ora abbiamo preso questa casa, ma lo Stato ci sta distruggendo. Non ce la facciamo più. Qual è stato? Quello bastardo, maledetto e cornuto. Ah, questa volta lo liberiamo, va bene. Ma è meglio che ti fai del carbone per la prossima, altrimenti non sarai così fortunato. Va bene. Andremo a fare del carbone, lo facciamo proprio adesso. Ecco fatto. Goldo, andiamo. Ciao. Sparisci! Possiamo tornare a essere noi stessi. Oggi i preti vedo che non ci stanno. Buongiorno. Come sta? Signor Poldo, buonasera. Senta, le volevo parlare di una cosa che è successa effettivamente. Mm-hmm. Cioè, in realtà non è un problema. Cioè, io la rispetto molto, rispetto certo. Scampia. Meno male. Tutto quanto. Però mi sembrava giusto avvisarla di una cosa che è successa. Mm-hmm. Praticamente stamattina io e Goldo eravamo venuti per parlarvi perché abbiamo ricevuto un ennesimo attacco dai Emo della montagna. Addirittura. Esatto, e per rifarci all'asse Napoli-Reggio Puglia-Lituania, famoso asse NPL, abbiamo detto andiamo a Scampia per parlare, solo che una volta entrati siamo stati bloccati da due uomini mascherati, sembravano degli abitanti delle vele. Come che succede dicevo, qui? Entrate pure in taverna, vi offro qualcosa da bere. Ah, ok. Sì. Potrebbero essere i cugini che sono arrivati. No, ma lo so, ma infatti come le dicevo io le porto un sacco di rispetto, non sto dicendo che sia colpa sua o altro, però mi sembrava giusto avvisarla che ho un po' di timore. A venirla a trovare. No, ma sono i cuori. Volete subito un drink? Oh sì, grazie, molto volentieri. Ma cioè stamattina il rapimento di Aldo Moro ad opera delle birre. Questo è Grog. Minchia la birra, oh. Me la gusterò tantissimo. Cosa è successo? Qual è il problema? Stamattina siamo stati a Scampia e siamo stati rapinati da due uomini armati. Scusa, cioè tu vai in un posto dove sai che potrai essere rapinato al 75% e non ti porti una difesa. No, ma perché io ero venuto per trovare il signor Fieric che sapevo essere ma sui cugini di Pozzuoli, mi sa quelli, Quando si è ferito? Gli hanno tagliato un po' il piede.
Vi faccio vedere subito il piede di un po'. Madre di Dio. Aspetta qui. Madre Teresa, ma questa qui è una contusione gravissima. E qui Godo potrebbe perdere una gamba. No, come perdere una gamba? Che significa? Oh no! Ah. Oh no! No, Godo! Ma che dottore è lei? No, no, non ho iniettato niente. Ma che forse sono costretto ad amputare. No, ah, non gli amputi il piede, gli serve, amputi gli serve, dottore. Allora, girati e si... Oddio, guarda lì! Una bambina... No, è diventato ciccio. È gravissima questa cosa. No. Purtroppo la lama mi sa che era infetta. C'era un po' di Nutella. No, no. Oh, cazzo. Goldo, non piange. Non esiste nessun tipo di risarcimento per i danni. Purtroppo è stato. Come non tutto... esiste? Hai trasformato mio fratello Goldo in ciccio gamer 89. Non ha una medicina o qualcosa che possa farlo tornare normale. Allora, forse potrei avere qualcosa. Tieni, Goldo, mangia questa. Che è una verdura. Mangia, Goldo. È diventato un vero paguro. Vai, Goldo, mangiala. Tanto Ciccio era morto in questa tempolinea. Di tu. Ma è morto. Oddio, di oddio. No, no, è diventato Surry. Questo è un bel power up, devo dire, mi piace. Oh, comunque, allora. Surry, mi dispiace per quella roba dei manifesti, è andata un po' fuori controllo. Non ha qualcosa per farlo tornare davvero normale? Ti posso dare questa birra artigianale del 1700. Allora, io te lo dico, Gian, se mi diventa Luke 4316, io non so come potrei reagire a questa cosa. Allora, io non mi assumo nessuna responsabilità. Ma in caso ci penso io. Ok. Oh no, è diventato berro pronto. No, bisogna sopprimerlo. Don Mollu, Don Mollu, salve figliuoli. Mano, è successa, guardi, una cosa incredibile. È successa una cosa pazza. Che succede, figliuoli? Ho dato una birra del 1700 a Gold. È diventato Don Berro. Deve esorcizzarlo. Deve usare il potere del suo dio. Per Don Mollu, Don Mollu, lo esorcizzi. Tenga per esorcizzare. Grazie. Pagana di un. Questo esorcizza? No, no, lo esorcizzo subito. Esorcizzi. Vada. Oh, visto, mi esorcizza bene quella. Goldo, Goldo. Che fate tutti qua? Bene, signori, ma visto che vi trovate qua, sì. La piccola donazione della chiesa, una messa e un po' di confessioni. Sì. Venite, venite, signori. Una messa volentieri. Posso mettermi in prima fila, Don Mollu? Certo. Mancherebbe, sì, ci mancherebbe. No, no, non ti muovere da qui. Perché voi sarete, come sempre, dei poveri comunisti. Bravo! Evviva! Signori, questa sera ci ritroviamo qui per celebrare il matrimonio tra Poldo e Goldo, signori. Come due pagani. La chiesa permette l'incesto? Bravi! Fratelli e fratelli, siamo qui riuniti oggi per celebrare il matrimonio tra Poldo e Goldo. Viva Dio! Viva il Dio! Viva il Dio! Viva il Dio Lupo! Sempre! Poldo, vuoi dire qualcosa a Goldo? È che io non me l'aspettavo, è stata una sorpresa. Io non lo sapevo, sono molto felice. Goldo, vuoi dire qualcosa a Poldo? Che carino! Oddio! Bello, gli ha regalato l'anello! Il cesso nuziale! Il cesso nuziale! Puoi baciare lo sposo! Oddio! Il cesso nuziale! Schiappagli la lingua in gola! Oh no, mi sono emozionato troppo! Goldo e Goldo, se volete, sono 100 diamanti, ma fate come volete, cioè è a offerta. Signor Fieri, che felice del mio matrimonio. Perché ho un coltello in mano? Ah, scusi, l'abitudine. Perché non facciamo come al suo paese che spariamo in aria perché è finito il matrimonio? Evviva! Che paese è, scusi? Evviva! Oddio! Evviva! Viva l'amore! Sacrifici e le castagne. No, no, sta morendo la sposa. No, porta la sposa. No, per il funerale quanto viene? Per il funerale sono 150 diamanti. Ma come 100 diamanti? Io non ho tutto questo. Qualcuno dovrà pure pagare. Funerale di Goldo, via, entrate. Padre? Un altro pagano? Non disturbiamo il mio funerale. Signor padre Berro, che io negli ultimi periodi sto... Non so se lo posso dire. C'è la diarrea? Anche io? Sono perseguito dal demonio. Ha sofferto da piccolo, figliuolo? No, in età prematura ho guardato a Serbian Film, però non credo ci siano problemi. Madonna, proprio un film è
6 anni. Mollu ha bisogno dello strumento per esorcizzare. Scusate, grande, ma non era il turno del funerale di mio fratello? Finché non ci sono soldi, però, caro Boldo, mi dispiace, ma il funerale non glielo possiamo fare. Non posso indebitarmi, devo fare il funerale a mio fratello. Posso seppellirlo a Reggio Puglia? Certamente. Altri 50 avanti, però aspetti. Va bene, altri 50, va bene, voglio solo la pace per mio fratello, portatelo a Reggio Puglia. Signor Rick, no, Poldo, vieni, Poldo. Lasciatelo lì un attimo. Quello si sta segando su Goldo. Non piangere. Rispetto per Goldo. Portiamo tutti rispetto. Signori, oh, Goldo. Sposti la salma. Andiamo a portare questo cadavere a Reggio Puglia. Inizi a scegliere la locazione per depositare. Dove lo mettiamo? Salma. Credo vicino alla zona di Siuming. La lapide è a cura del signor Gianco, che ho già pagato. Sono legato a qualcosa. Legato all'anima di Goldo. Non potrà mai più muoversi. Quindi è destinato a morire qua. Ascolti, per seppelliamo anche Poldo. No, no, ragazzi, io devo andare avanti a Reggio Puglia. Non posso. Goldo, ti stacchi. Oddio! Sono scesi! Sono il dio lupo misericordioso! E ha portato suo fratello con sé! Addio! Addio per sempre, amici di Reggio Puglia! Che carini! E ora chi paga? Cazzo, Poldo non paga, di sicuro! Sì. Addio, è già corrotto dal demonio! Che succede? Padre! L'ho rivisto di nuovo! Ho visto due mostri che si avvicinavano a me! Vabbè, ma lei ha bisogno di uno psicologo, non di un esercizio. Addirittura l'altro giorno ero qua vicino con il signor Django, il locandiere. Django? Oddio! È chiaramente impossessato. Sveglia! I primi avvenimenti sono successi più o meno... Sei? Sì. Accendete le shader, parte una scena di lore. Scena del sottocondominio, Chuck si gira. Ma io non possedo le shaders. E allora non puoi far parte della scena. Senza shader non puoi partecipare alla lore. Maresciallo, ma lei non ce le ha. Ma hanno detto che non è essenziale quando ho firmato il contratto con Pandora. Ma per fare la lore servono le shader. Ma Pandora è una cosa, la lore è un'altra. Vabbè, lei faccia finta che ce le ha. Padre, signori, scendete. Scendete, prego. No, non vado, vado da lei. Scendete, prego. Cosa è successo qua? Io qui non ci scendo mai. Da solo. Venga pistola, stai tranquillo. Allora qui. Oddio! Cosa? Ma che cazzo sta dicendo? Ma questo è pazzo. No. Signori, io sento delle voci, sento dei suoni. Non mi faccio andare giù, padre. Signor padre, la prego. Oddio! Avete sentito? Sta venendo giù quel muro. Ma come? Avete sentito? Ma sta venendo giù il muro. No. Questo non ce la va pronto. Vada! No! Ha funzionato? È caduto, inciampato. Andiamo. Ci vuole sempre la... Oddio! Cosa sta succedendo? Aiuto! È andato! Non... Aiuto! Me ne vado, arrivederci! È stato sacrificato! Ma come? Meglio lui che noi, dico bene! Gianco! Ma non c'è nessun demone! Te lo giuro! Qualcuno metta una luce, altrimenti... Signor Muso, ci dica cosa è successo, per cortesia! Allora qui, nel momento che stavamo costruendo quel palazzone, ok? Ci sono successi degli avvenimenti strani. Tre persone hanno perso la vita. Un bambino, un cane... Bambino. Cazzo, no, che un bambino no! Che spreco! Il bambino? Ragazzi, ha ragione, qui sotto c'è qualcosa. Qua ci va un esorcismo di quelli potentissimi, Don Mollo. Mi serve solamente sapere un'informazione. Questo palazzo è edificato sull'amianto. Un tempo sì, c'era dell'amianto qui dentro. Allora si spiega tutto. Oh mio Dio. L'amianto. Torniamo indietro. Tornate un attimo alle posizioni che avevate 10 secondi fa, per cortesia. Allora, Muso, tu rifai un po' tipo quello che è spaventato. Fieric, tu spara ogni tanto anche magari per fomentare un po' il tuo personaggio. E Franzo, fai quello che ti esce meglio, cioè... Un cazzo, perfetto. Ok. Scena di Gianco che dice il demonio con voce sospetta. Chuck 2, shader on, si gira. Sparo! Oddio! Che è successo? Oddio, che è successo? Che succede? Era di sopra. Ma è spaventatissimo. È spaventatissimo. Sono molto più spaventato. Sotto c'è davvero un demone. Cazzo, era veramente spaventata quella voce. Signori. Qui. Padre, ci dica lei cosa fare. Bisogna buttarla giù. Cioè, faccia qualcosa lei. Ma no! Ma è finita! Ma più il coltello! Oddio, Pia il coltello! Ah! No, sono intollerante all'amianto io, giuro! Guardi! Merda, sono molto arrabbiato adesso! Oh merda! L'avete visto? Che cosa? Era l'uomo amianto! Io l'ho visto! Ma che stai dicendo? Ma tu si pa! Bisogna smantellare questa torre! Signor Rick, lei ha della TNT a casa! Non sono, signor Rick! Troia. Rifare! Torniamo giù, raga! Torniamo giù! Signori, qua c'è da abbattere tutto! Oddio!
Oddio, dei mostri. Che cosa ti fanno questi qua che mi guardano in camera? Ma dai, l'avete rovinato tutto. What the fuck? Hai poteri. Soffitto, è posseduto. Ma come ha fatto? Aspettate, ragazzi, guardate questo. È un aquilone, ragazzi, guardate. Andiamo, l'aquilone. Si sta arricciando tutto l'aquilone. Ragazzi, c'è un problema con l'aquilone. Aquilone, eccolo. Oddio. Aiuto. Oh, Gesù, il lag. Aha. Quanta roba. Oh, guarda chi c'è qua. Hello. Hello. È tempo di andare sul telefono. Oh, telefono. Vince, si è ampliata la quota rosa, hai visto? Ah, ho visto, ho visto. Dopo spero. Diamo il classico benvenuto. Capito? Questo qua. Sì. Allora, ho pensato ad una cosa. Visto che lunedì andremo in Nether e potremmo dunque indossare l'armatura in diamante, io sto pensando, iniziamo a farle oggi così siamo già pronti lunedì con l'armatura in diamante. Cosa ne pensi? Sì, 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 e porta rispetto. Bisogna sempre portare rispetto. Bravo. Comunque, questo tizio qua, noi adesso lo boostiamo, lo livelliamo e prendiamo i trades con l'armatura in diamante enchantata. Voglio un attimo guardare sulla wiki. Sto un attimo controllando che non è un villager che conosco molto bene questo. Gli stivali costano solo 4. Ah, ok, quindi ci sono stivali e cose in meno. Stivali costano 4 e il caschetto costa 5. Questo purtroppo è quello più costoso, che c'ha il 9 e il 7. Quindi sappiamo bene cosa si fa in questi casi, vero? I binari sono giusti, sì. Ci mettiamo questo. Vai, fallo secco. Chi viene promosso? No, questo c'ha Thorns. Ma Thorns, allora, Thorns ovviamente fa schifo. Però dico, tanto costa 8. Thorns 2. Ma sì, ma Thorns è buono. Vai, lo teniamo. In mezzo, ci sono i mostri invisibili. Ah, quell'incubo incredibile, infernale. Va bene, dai. Promosso. Vai, bro, vai. Promozione. Brum. Molto bene. Allora, lavorato. Oh, yes. Vediamo un po'. Eccolo qua, quello da 4. Bene. Allora, Christ. Il trucco adesso è il seguente. Gli compro tutti i trade possibili, così livella, ok? Boom! Tenga, vince! Un po' di scarpe! Date le scarpe alle donne! Portiamo tutte le scarpe del mondo! Sono tutte di marca queste! Tieni, vuoi anche un po' di cappelli per caso? Prego! Scarpe e cappelli! Allora, sono usciti degli enchant un po' merdosi. Cioè, allora, Unbreaking 1 non fa schifo. Ma costa 13. Ma sai che sì, è buono? È che sono diamanti gratis. Esatto, è per quello che lo stiamo facendo. Io direi, prendiamogli intanto due piedi, che ne dici? Vediamo un po'. Mamma mia, che schifo. Cioè, Project Eye Protection, vabbè. In diamanti. Oh, ce l'abbiamo fatta a farla tutta. Non ci abbiamo più smeraldi, abbiamo 10, però ce l'abbiamo fatta. Easy. Guarda qua. So, illegale. Illegale. Oh mio Dio. Però Protection 2 non è male, visto che ci mettiamo subito il 4. Non è male, però non serve un cazzo. Minchia, per full enchantare l'armatura ci vorranno un po' di smeraldi. Quello farmiamo per forza. Allora, considera che per comprarli, per avere Unbreaking 3 Protection 4 su tutta l'armatura, ci servono circa 200 smeraldi a testa. Mamma, che sconti che ci stanno qua. Ci fossero stati prima, mannaggia. Ma che è? Ma, tutto ma, uno sta. Ma che sconti? Compra un po' di scarpe. Compriamo le scarpe, no? Dai, siamo pronti. Tempo di andare fuori. Allora, un po' di monnezza alle signore le possiamo regalare, però. Ce l'ho 10. Ce l'hai? A posto. Ma la domanda è, dove saranno? Io scenderei in giro a cercare per le case. È la casa che si sta costruendo laggiù? Tipo da sola? Io vedo proprio i blocchi che si piazzano automaticamente. Penso che siano là. Ok, vado a mettere la serenata. Sei pronto? Sono alla finestra. Sono innamorato. Tu giorno ne tane quando all'ate non basta una sedere cosa fa spugliare marito che non può mai fare la manda casi non te la è pronta a me la salve. Salve signore, è un piacere conoscervi, abbiamo portato dei doni. Salve. Davvero? Sì. Assolutamente sì. Gentilissimi, grazie. Allora, sono tipici della nostra zona di Scampia, vedo che si vede anche benissimo da qua. Guarda sì, che molto bella, molto bella, bene, bellissima molto la bandiera. Allora, teniamo un po' di scarpe di cemento. Jordan. E poi, Vince, fagli vedere il piatto tipico, ecco qua. A monnezza. Un po' di buste della monnezza. Così doveste buttare qualcosa, le mettete lì
piedi e le buttate ovviamente in giro in mezzo alla strada. E poi okay. Le passano a prendere? No, è quella la parte divertente. Ah, ok, perfetto. Potete anche usarla come combustibile. A Napoli funziona molto bene. Ah, fantastico. Sì. Non sapevo di questa particolarità. Riesce a bucare l'ozono in una maniera incredibile. Da provare allora. Assolutamente. Dato... Bello l'orologio comunque, è un Rolex. Certo, c'ha occhio la signora. Su quanto l'ha pagato? Molto bello. 50 euro. Ammazza. Ma originale, originale. Poco. Vabbè, però cioè, l'importante è l'impatto. Fa la sua figura, luccica tantissimo. Anche la collana molto bella. Eh sì, tengo un po' di ghiaccio. Purtroppo mio compare non è passion come me. Perché io non credo in queste oggettistiche. Lui la vita è solo pane, acqua e monnezza. E soldi. Ah. Bene, signore, comunque, bella casa. Se serve un altro poco di monnezza, chiamateci. Noi ti amo tantissimo. Okay. Grazie mille, gentilissimi. Buona serata. E buona serata anche a voi. Abbiamo avuto successo, direi che sono piaciuti i doni. Sì, sì, assolutamente. Sono tutte nostre adesso. Un'idea, Vince. Dimmi. Qualcuno deve subire la macchina del rumore. Però non abbiamo campane. Vero. Chi c'è lì? Chi sono questi? Chi è quel tizio? È c'è Gianco che insegue qualcuno. C'è un trenino, un inseguimento. Che sta succedendo? Signori, abbiamo bisogno di voi. Eravamo andati a salutare le signorine. Abbiamo portato i doni tipici della nostra zona, monnezza e scarpe. Molto bene. Buono. Noi avremo bisogno di una bambina. No, perché... non guardi me, non è per me, eh. Io poi lì le pagherò tutto, ma qui è da parte del signor Mussus che ha perso casa. Venga a vedere. Guardi, la casa del Mussus non c'è più. Oggi, Guardate, guardate. Oh, il demone! È il demone. Sparo! È entrato dentro la torre. L'ho visto, il demone. Signori di Scampia, voi potete fare qualcosa per la mia casa? Ah, catastrofe. C'ho il Black Blossom, glielo posso dare subito. Ma noi vogliamo il Black Blossom come pagamento, che vi hanno dato 3 settimane fa. Ma non come pagamento, in segno di come vi ho fatto un favore, io chiedo a vostra volta un favore in cambio, nulla di più. Tieni del carbone. Tengo del carbone. Per un po' di carbone direi che possiamo farlo. Dico bene, Vince? Ah sì, sì, forse, un po' di carbone signori, ci può essere. Forse sarà utile, meglio assicurarsi che il demone di quale anno voglia la bambina. Ok, andiamo a chiedere. Presto, signori. Occhio che lei sta davanti. Se devo sparare deve mettersi di lato, eh. Certo, stia attento. È entrato di qua. Oh no, di nuovo da lì sotto. Signor Mollu, senta, non è possibile che questo demone possa affrontare la potenza combinata dei due super preti come noi altri. Adesso andiamo e serve una preghiera, sì. Niente, ma quanta gente c'è in sto buco? Che cosa succede qua? Distruggiamo tutto. Che cosa sta tutto? Succedendo? Perché c'è un turbine d'acqua? È chiaramente un simbolo maledetto. La potenza di questo demone è effettivamente ragguardevole. Io darei fuoco a ogni cosa per essere sicuro. Potremmo far esplodere tutto. Potrebbe essere una soluzione. Ma sì, tanto ormai la casa non c'è più, quindi Perso. Sì, assolutamente. Abbiamo abbastanza TNTs? Purtroppo non ancora. Scampia deve ancora iniziare la produzione. Comunque vogliamo andare più giù per vedere cosa sta succedendo. Giù, Don Mollu, ho ritualizzato il rituale. Oddio, attenzione sotto! Oddio. Dov'è? Sopra, sopra, ragazzi! Dove il sopra? Ho chiamato i suoi sgherri. Oh no! Ah, chi è? Giastron? Signori! Fitz Teschio! Ci sono gli Airflex! E non c'ho nessuna armatura! È l'esercito del demone! Ci penso io! Occhio! Spara! Sono mano! Niente, ho shottato il volo. Ma c'è altra gente qui! Oh merda! Cazzo. Vado avanti che ha lo scudo! Vado io! È un attimo che devo guarire. Io ho il ferro, ragazzi. Oddio, ma quanta gente c'è qui dentro! Oh, che cazzo! Un bel secchio di lava. La purificazione salverà tutti noi, pregate. Signori! Scendiamo tutti! Pregate! Signori, c'è qualcosa qui! Dove? Dove? Oddio! Oddio! Aiuto. O almeno sto livellando. Ma siamo bloccati. Un merda, signori, questo merda. Potrebbe essere un problema. Demone. Amuso. No. È stato purificato. Fuori è pieno. Fuori è pieno. Oh no, stanno attaccando la struttura esterna. Andiamo a vedere. Occhio signore, non cadere. Cosa succede qui? Tutti giù. Giù. Tranquilli ragazzi, fate sparare a me. Ci penserò io. Giù. L'armata dei non morti. The Walking Bread. Uccideteli. No. Ok, finito nella lava, Gianco. Sono finiti? Possiamo sacrificare Muso direttamente al demonio. Sì. Addio, abbiamo giovanotto. Altrimenti lo farò, Molo, cazzo. No, non c'è ancora bisogno di sacrificarlo. Abbiamo sconfitto l'esercito. Ma non può compiere lei la purificazione. Ma non si purifica così la gente, cazzo. Lo faccio lei, Don Berro. È così che si purifica la gente. Effettivamente si fa molto prima. È stato completamente purificato. Questo era l'esercito del demone. Il demone è una schiava. Aspettate. Sento Muso qua sotto l'acqua. Come? Ma è laggiù. Vediamo un po' se lo prende. Muso si era incarnato qui. Ehi, ma squadra, guarda.
Ma... No, non accoppare. Cioè, lei è stato purificato con così tanta violenza che quando è ritornato qua era già in fiamme. È tornata alla casa! Avete visto? Il sacrificio è servito. Secondo me abbiamo vinto una battaglia, ma la guerra è appena iniziata. No, c'è un mostro! Che demone è lei? Di che entità? Il super cazzo. Deve essere nuovo. È stato assaltato e depredato dall'esercito del demone. I demoni facevano così, guarda. Continuamente a saltellare qui. Ma li ho visti, cazzo. Signor Muso, venga qui. Dica. Allora, già che le è capitata questa disgrazia del campo completamente... Oddio, mi scusa. No, si liberi gli spiriti demoniaci tutti in una volta e dopo la metto a posto. Ok, mi dica. Ok, dato che lei ha ricevuto questa, insomma, cosa terrifica... Posso parlare, per favore? Qualcos'altro? Mi dica, signor Berro. Non so, carta igienica, qualcuno? Ha finito? Ha riecheggiato addirittura la benedizione. Bene, dicevo, dato che lei è stato effettivamente consumato dagli spiriti maligni, allora io penso che per poter ricominciare giustamente a rifare tutte quante le sue cose, le consegno ufficialmente una piccola donazione dalla chiesa di patate grezze con cui fare e la sacra vanga rigeneratrice della Madonna pelosa. Ovviamente tutto questo, signor Muso, è gratuito e offerto dalla chiesa in cambio di una piccola offerta. Lei può lavorare per la chiesa e fornirci del carbone che verrà utilizzato per le nostre spese. Sono molto alto. Ufficialmente sarà un dipendente non pagato della chiesa. Esattamente, lei sarà sfruttato e inculato dalla chiesa. Come chirichetto. È un bel lavoro. Ma lo voglia rifare l'orto oppure no? Oh, vede, fatto. Perfetto. Risolto. Facendo lo stesso rumore di... Stop. Abbiamo avuto due problemi. Uno, Muso, non eri abbastanza convincente. E Franzo, dobbiamo rifare. Allora, ragazzi, rispacchiamo il terreno. Non iniziamo dalla parte in cui dico aiutiamo a fare l'orto. La vuoi rifare, Rick? Certo, sono pronto. Dai, rifacciamola. Ma... Ciac, seconda, rifacimento per me. Oh, Cristo Madonna. Ragazzi, vedo qua. Aspetta, avete le scedere attaccate? Stiamo facendo della lore. Siete la scena dopo, però. Ah, sì? Siete arrivate troppo presto. Queste sono le bambine? No, ma non sono bambine, cazzo. Siamo scese a chiedere aiuto perché sono arrivate due nostre copie a distruggerci la capito. Casa. Di conseguenza, a distruggere la casa? Sono le stuntmen queste, ragazzi. Sono i sorsi. Qual è quella vera? A chi devo sparare? Ragazzi, spara, Pasquale. Ma io sparo, non so chi. Spara, Pasquale. Dai, a coppa. Grande. Spara. Ce ne sono altre nel dubbio. Giusto. Spara, Pasquale, non sono in America, non me ne frega un cazzo. L'ha purificata completamente. Il mio lato americano non ha resistito. Quando tengo il ferro in mano, è morta. Io purtroppo la sua amica è venuta a mancare. Noi siamo le donne della chiesa. Mi potete fare un funerale? Al funerale? Sì, certo. Oh, certo. La parolina magica, Don Mollu. Tutti in chiesa, presto. Tutti in chiesa. Ma abbiamo dimenticato il corpo della deceduta. La salma la va a recuperare. Gianco col tesoro. Gianca, la salma. Dov'è la salma? La va a recuperarla. Come la cerchi? Ma è qua la salma? C'è già la salma a posto. C'è Salmo? È l'ottimo fertilizzante. Funerale della salma impazzita. Qualcuno si gira. Vado, signor Don, leggo le scritture. Legga pure le scritture, chirichetto. Pachi, classe 99, originario di Secondigliano, quartiere di Napoli. Cresce a Rozzano, in provincia di Milano. E muore su Pandora con il nome di Clara. Scambiamoci un segno di pace. Ci penso io al segno di pace. Un bel porta rispetto fa sempre bene. Sempre rispetto. Sempre rispetto, signore. Porta il rispetto. Oggi celebriamo la morte della salma malcapitata impazzita. Pazza. Furiosa per mano di un'opera mistica sconosciuta a noi, di un demonio, di un cane. Niente, oh. Può avere un po' di silenzio, per favore? Le sacre flatulenze del dio lupo ci accompagnano tutti i giorni. Che disagio. Allora, fermi tutti, rifacciamo. Sor Gianca, rientri con la musica un pelo più bassa, per cortesia, grazie. Porca madosca. Ma la salma si è spostata. Allora, torni a fare la salma, cazzo. Non si sposti. Ancora un po', grazie. Perfetto. Allora, se dovete ruttare e scorreggiare, fatelo adesso, che dopo facciamo il chat. Sfogatevi. Stop. Questa è la birra di Gianco che fa effetto. Chuck, seconda, scelerattiva, si gira, grazie. Allora, siamo qui riuniti in raccoglimento per il funerale della signorina Clara. No, piangete. Arriva sempre qua in chiesa. Signorina Clara si è sempre distinta nella sua permanenza di questi 25-26 minuti all'interno di questo
questo server come esempio di rettitudine, rettezza e nettezza soprattutto. Cosa può anche lei? Ma signor Don Berro, ma guarda sì. cosa sta succedendo là. Ma squa, sta male! Sta malissimo! Squale, lasciatelo fare, lasciatelo il raccoglimento. Fare. Adesso, se qualcuno ha un oggetto che apparteneva alla defunta, è pregato di gettarlo addosso. Dentro insieme alla salma, in maniera tale da fare una purificazione tutt'uno, capito? Allora, che cazzo ecco, esatto, qua? Un po' di ossi. Due blocchi qua. Di muso. Ecco. Perfetto. La purifichi. Allora, Procolarum, sì, sì. Zovirax, Platinum Collection, Sunday, Bloody Sunday. Ma che ha studiato Hogwarts questo, La martire è stata purificanza. Andiamo in pace. Rendiamo grazie al dio lupo. La pace. Grazie. Rispetto per il dio tutti lupo. In pace. Amen. È stato un ottimo funerale, devo dire. Sì, sì. Ne ho vissuti pochi così. Una barca per uno smeraldo. Oh mio dio, vai, vai, compra. No, compra, no, no, compra, tu compra. Gli dai la barca e lui ti dà lo smeraldo. Ah, 5 pezzi di legno a botta però, eh. Lo so. E sai quanti stick sono 5 pezzi di legno? 10 stick. E quello là ci fa pagare 128 stick. Questo è come se lo pagassimo 10 stick. Iniziamo a fare le barche, ma che aspettiamo? Allora, Vince, vogliamo fare una bella torre altissima? La super torre! Sì, cioè, fortuna. Tipo, tu immaginati qua dietro. Radiamo tutto al suolo e facciamo una bella torre altissima! Li portiamo sotto questi? Potremmo portarli sotto. Oppure li potremmo mettere proprio dentro alla torre. Allora, certo. Vogliamo trasferire tutti gli animali nella cantina? Cioè, io direi di tenere una coppia di ognuno, perché senza bisogno di spostarle troppi. Adesso pensiamo a come voler fare la torre. Io dico che sicuramente ci serve la sabbia per il vetro. Allora, deserto, ce l'ho. Andiamo lì vuoti con la pala e una spada. Mi va bene, secondo me. Quindi dobbiamo andare laggiù, in quella direzione là. Rubiamo la barca al prete? Siamo già qui. Posto strano che c'è qua. Questa cos'è? Terracotta? Black terracotta. La black terracotta non è male per fare una torre molto particolare. Io quasi quasi la prenderei tutta. Smontiamo tutto. 2000 years later. Va bene, basta. Io c'ho l'inventario. Vabbè, mancavano 3 stack per riempire l'inventario. Guarda qua. Ho tagliato a fette là. Guarda tutto lo strato che ho tagliato qui. Stiamo per fare la torre di Scampia. Sarà orribile, ragazzi, sappiatelo. Magari questi aspettano una cosa bella, una bella costruzione, non hanno capito niente. Io sto facendo una merda atomica qua con... cosa marrò? Il colore è giusto. Il colore è quello. Ok, allora, con tutto sto vetro, dobbiamo fare i pannelli. Ma di che colore lo facciamo? Nero? Chat, per il colorante nero c'è solo esclusivamente lo squid da uccidere. Anche la rosa di Wither. Ah sì sì, allora giusto, grazie. Grazie del consiglio. Andiamo subito a farci un po' di rose del Wither. La famosa lo... Sono io! La famosa lo... ho rubato! Bucchi! Pushalo! Vabbè, mi arrendo. Arrenditi. Ma come cazzo questa... l'hanno costruita sta chiesa? Oddio, venite subito qui. Ho ricevuto un dono per recuperare mezzi livelli. Com'è la situazione? Allora, ottengo 10 livelli. Sì. O la torre lituana sparisce. La seconda. Madonna, vai. No. Ok, mi ha dato 10 livelli. È un po' un meme. No, che cosa hai no. Come la sua, signor Gian? 10 livelli o addio torre lituana? Ma chi se ne frega la torre lituana, tanto. Ma che sta facendo il mio cavallo? Gliel'ha rubato. Oh, trogloditico. Ridammi il cavallo e ridammi l'ascia. No, coglione. Faccio tiro al bersaglio. Adesso ci... Dopo tutta sta birra. Basta, Picienzo, te prego. No. Come è potuto accadere questa cosa? Ma avessi visto il mio po', vi ho sparato a cazzo in mezzo agli alberi. Era anche tipo con la free look, quindi non si stavo sparando. E vabbè. Noi che eravamo scesi per prendere del colorante. Guarda com'è bello, proprio caratteristico. Vi piace, ragazzi? Ah, sei vero, un po' di scaffolding da queste parti. Questa bellezza fa passare in secondo piano le vele. Ho capito, ha bisogno di evolversi nella vita. Guarda quanto sono piccole le vele in confronto a questa bella costruzione. Alla Scampia Tower. Si sentì la mancanza di conosco made in Benetton. Oh yes. Che poi, proprio di Benetton, avete visto che oggi è uscito su YouTube il primo episodio della primissima Pandora? Fieric VOD è uscito. Andrà avanti all'infinito questa torre, ragazzi. Andiamo un po' da casa di Gianco, come si vede. Diamo un po' l'effetto finale. Beh, sicuramente non passa inosservato. E c'è solo lo scheletro per adesso. Io la voglio almeno alta al doppio, capite qual è il concetto? Almeno il doppio. E poi da qui sembra addirittura più alta quella. Invece questa, quella lì è più alta. The next day. Andiamo a prepararci. Oltretutto io ho 37 livelli. Oh Jesus, cos'è successo qua? Mamma mia. Allora, è ora finalmente di indossare. Ah.
Guardate che bella visuale Rolex. L'armatura del Napoli, finalmente, dopo quasi un mese, posso indossare questa bellissima armatura a tema Napoli. Banner del Napoli sullo scudo, non so farlo. Cioè, allora, magari possiamo fare qualcosa di custom, però... Ah, facciamo proprio lo scudo azzurro, ci sta. Così. Mamma mia, bellissimo! Stupendo! Guarda quanto sono azzurro! The God himself, proprio. Oh, vince! Oh. Ah. Cioè, ma di cosa stiamo parlando? Allora, oh Jesus Christ, come funziona sta roba? Mi è venuto mal di testa solo ad aprirlo questo. E come dovrei riuscire a fare l'N di Napoli con questa roba, ragazzi? Cioè, è bello, sia chiaro, però è gigantesco. Basta, schiaffa, fai il bordo azzurro, così si riduce l'N al centro. Ah, eccolo, eccolo. Bello. Cioè, così è bruttino. Però quando lo erigi che sta dritto si capisce di più, dai. Forza Napoli! No, il copyright, il copyright, il copyright. Ma quello è lo scudo del Napoli. Ma per piacere, le altre canzoniere. Non puoi assolutamente competere. Ma dove andare? Seduti composti, che ci sono degli avvisi importanti. Tutti pronti, avete tirato le scelte? Sì. Sammollo parla al pubblico, ciascuno si gira. Signori, signore, animali, furri. Boldo dice di aver sentito suo fratello e marito ormai defunto, Goldo. Spieghi. Oggi mi sono accorto che delle femmine si sono stanziate a Reggio Puglia. Ero così adirato che sono andato a cercare un'altra femmina. Anni? Ma non l'ho trovata. La signorina Vic non c'era. Al posto della signorina Vic c'era questa campana. Ho provato a usarla ed è successo questo. Non è successo. Aspetta, niente. Voglio sparare la campana. State attenti. Avete visto? Qualcuno risponde. No, basta sparare la sacra campana. Qualcuno ha risposto. Io non ho sentito niente. Alla campana interdimensionale. Non l'ha sentito, Tiar? Sì, no, allora, signor Poldo, la prego. Per sì. Quota un'altra volta la campana sacra. Però ci sono le frecce, aspetti. Dopo per quoti, ma... Allora sì, dicevo, questa campana, guardate, adesso la cliccherò tutti lontani dalla campana. Wow. Bene, prima abbiamo interrogato il sacro spirito della campana, che era effettivamente governato dal signor Goldo, e ha detto che non è né vivo né morto. Perché abbiamo detto, se sei vivo premi una volta, se sei morto due volte. Ah, ok, no, no, e non ha premuto, quindi non c'era proprio. E l'ha premuto tre, capito? Ok. Era premuto tre, era una campana. Quindi non solo è vivo, ma è pure morto. Don Berro, può dare fuoco alla chiesa, che magari si accende il portale per sbaglio? Don Berro, qual è questo rituale di cui parla? Il rituale di cui si sta parlando è l'accesso a un antico reame dimenticato pieno di fiamme e tarzanelli. Andiamo intanto a vedere se c'è già un portale di qualche magari tipo. Magari c'è già, andiamo a vedere. No, e adesso? Allora, forse si attiva con l'acqua. Esatto, no. Con la lampa magari. Andiamo nel terra, paradiso. No! Tutti dovrebbe essere un segnale. Ne abbiamo uno, ne mancano 18. Chi lo va a prendere? Io non vado fino alla fine. No! Che succede? No, sono tutti i perché si chiama Pierix? Pasquale, Vincenzo. È una cosa importante, venite. Guarda che cosa ho trovato, un'antica pergamena. Panzo. Si è creato una roba. Cosa è successo? Vabbè, è una cosa vecchia, non prego più. Ti ha acceso un portale. Dove? Seguitemi, fedeli. Oh mio Dio. Presto. Tutti dentro. Andiamo. Tutto il nether. Andiamo. Secondo me succederà qualcosa qua sopra. La butto lì. Sì, sicurissimo. Oh. Ma è il mega Sium! Senti! Ma è l'umbra atomico! È l'urlo del Sium! Che c'è qui? Steve! Oddio! Ma è Goldo! È bruciato! Sto dormendo, qualcuno lo spegni! No. Io mi allontano! Si è morbidato! Ma è per te, Goldo! Oddio! L'ha preso il signor Lo dobbiamo Fieri. Curare, raga! Non so leggere! Ragazzi, ho trovato un letto, lo metto qua, Ciao, bene. Goldo! No, ragazzi! Eccola! Cosa cazzo è successo? Sium! Le armature diamanti non servono, Sium! Oh, Pasqua, io ho già il quarzo, andiamo via? Anch'io, va, basta, finito la gita! Basta! Ciao!
Adesso sono il portale, stavo raccogliendo il quarzo. Tu da che lato sei andato? Sono dalla casa ancora. E da che lato vogliamo andare a esplorare? Boh, qua stanno andando tutti dalla casa più o meno. Andiamo dall'altro lato se vanno tutti là. Vabbè, comunque ce l'abbiamo fatta. Ok, abbiamo già la fortezza. Già l'hai trovata? Era la direzione opposta di dove sono andati tu. Oh, non stiamo rushando. Io ho fatto due passi e l'ho trovata davanti. Abbiamo la scusa. C'è il Corri il rush prima che arrivano gli altri. Corri il rush. E allora, vabbè, GG ragazzi, volete il seed per la speed? Oh, detriti antichi. Carote Oddio. D'oro, vedi il cibo. Vediamo qua, qua c'è altra roba. Un dischetto. Oh, il dischetto, il dischetto lo porto. Sì. Ma come si chiama? La Lena Rain. Ho letto Lena Rane, ho detto no. Oh, no, il disco di no. Ah. Va a scendere, vedi. Forse lì c'è altra cesta. E allora andiamo. Piccone con fortuna 3. Yonk, questo si ripara. Che fai, te ne privi? Ti senti un po' a caso tutti sti buchi? Sì, sì. Oh, direi che non c'è più niente qua. Forse è laggiù, sai. Scendiamo un po'. Ok, qua ci sta anche il blocco d'oro. Niente, solo due blocchi d'oro. Vai, non c'è più un cazzo. Direi che possiamo andare alla fortezza adesso. Si sale. Ah, eccoci qua. Bene, noi comunque la nostra esperienza in Nether è già finita. Prendiamo 753 blazer e andiamo a casa, cioè. Esatto. Magari col Siltouch poter prendere quel cazzo di spawner e portarlo a casa. Vedi un po' troppo, Vratem. Ora si va nell'end subito, certo. Dobbiamo prendere le berrucche, certo. Torna giù. Cazzo di me. Mica con looting qua. Ci divertiamo oggi. Cazzo, non ho pensato che potevamo prendere l'Ender Pearl e l'ossidiana, così potevamo fare direttamente l'Ender Chest. Dovevamo fare i trade, vabbè. Sta qua dietro, ecco. Quante vite che ne hai? 22, no, 39. Quindi altre 3 facciamo lo stack. Non c'è niente. C'è il gran cazzo diamanti, di vieni su. Tieni. Sono il tuo sacchetto personale, fammi capire. Il mio svuotapalle sei. Altre verruche, armature in diamante per il cavallo, vabbè. Qua abbiamo già... Ah, qua ci sono altre verruche. Però non le prendo, lasciamole anche per gli altri. Lasciamo che devono ancora capire altri. Che la fortezza è di qua. Secondo me stanno tutti cercando la fortezza. Ne abbiamo già trovato tutto. Bastione, fortezza, che manca? Wither, dai. Torniamo a casa. Aspetta, se tradiamo e ci dà l'Ender Pearl, possiamo fare l'Ender. Possiamo... Devo tirare l'oro dentro per Vai, tirarli butta... giù. Sì, butta qualche lingotto. Guardali. Mamma mia, ragazzi, abbiamo speedrunnato il Nether. 30 minuti di Nether, finito. Aspetta, che ho i blocchi d'oro. Madre di Dio, che schifo. 90 monnezza. Ma lanciali più acqua. Lontano. Hai preso tutto. Qui c'è dell'oro. Però. Ma scusa, io c'ho 5 Ender Pearl. Vuoi fare l'Ender Chest? Ah, sì, possiamo farla. Serve l'ossidiana. Ma buttaci sì, tutto, tanto poi te la porti in giro. Andiamo. Vedi che Silta ci serviva. Te l'avevo certo detto. Che serve. Da che lato usciamo? Però io mi ricordo mica da dove siamo entrati. Ecco, 60, il portale. Mica, c'è letteralmente il portale. Poi guardi, qua ci sono sia fortezza che bastione. Chiudi tutto con la cobblestone, così la gente non se ne accorge. Se vuoi farlo, possiamo chiuderlo con questo per il meme. Per il meme, giusto per vedere quanto tempo ci mettono a scoprire che villain che siamo. Ecco qua. Allora, detta sinceramente, chi cazzo ci viene qua a scavare? Nessuno. Nessuno. Di fatto penso che abbiamo già trovato tutto ciò che il Nether ha da offrirci. Iniziamo a svuotarci le palle. Vogliamo iniziare ad utilizzare la nostra orribile struttura per fare delle gigafarm? Tipo farm di canne da zucchero e tutto quello che è farmabile. Cactus. Compito. Vai. Di portare tanta stone. Sarà mai abbastanza per fare i pillar? Dobbiamo fare il rivestimento. Ascolta, qua io ho fatto geometra, ok? E quindi so come si fanno i pilastri. Tu lo sai, Vincenzo, in cosa consiste il calcestruzzo armato? Quello bagnato, no? Non è quello che devi bagnare. Sto parlando del calcestruzzo armato fuori da Minecraft. Ah, no, non lo so. Il calcestruzzo armato, l'armatura di acciaio che si mette all'interno del calcestruzzo, serve a conferire al calcestruzzo stesso più elasticità. L'acciaio è elastico, villager... capito? Il calcestruzzo invece no, quindi alla minima scossa di terremoto, se non ci fosse l'armatura del calcestruzzo fatta in acciaio, le case verrebbero giù, ragazzi, ci pensate? Oltretutto il coefficiente di dilatazione termica dell'acciaio e del calcestruzzo è simile, che vuol dire che anche negli sbalzi di temperatura quel poco di dimensione che guadagnano e che perdono è più o meno simile. Mamma mia, quante cose che imparate. Guardate, siamo molto più in alto di loro grazie a questa struttura. Ogni volta che la guardo dico mamma mia che merda. È la parte bella. Pavimento però di cosa lo faccio? Facciamo di cobblestone. Io non ho voglia di mettermi a scavare altri materiali. Vogliamo fare la cosa di kelp? Sì, adesso già qua facciamo. Subito. Ma la domanda è: a noi servirebbe un bel ascensore? Ah, io ho preso un po' di slime, però non penso che bastino per un ascensore. Qualcuno ha slime? È giusto. Quanti ne servono? Tutti quelli che avete. Ne ho 24, quindi sono due blocchi.
Tomberro! Necessita qualcosa per caso. Ma diamanti non fanno mai schifo, però dipende da quanti ne avete. Oltretutto, non so se il Don Mollu le ha parlato di un altro scambio che abbiamo fatto l'ultima volta, che lei non c'era. In effetti no, però di che... Cioè, nel senso, se il signor Mollu ha deciso che questa era la cosa giusta da fare... Chi è il signore vestito di nero qua? Non ne ho la minima idea. Anche lei non c'è qualcuno che cosa... ci osserva! Oh, Cristo del Dio! Allontanati o sparo! Non si sta allontanando. Don Berro vuole che faccia fuoco? Sì, 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 sì. Sparisci! Ha proteso. Minchia! È esploso. Don Berro, lei mi ha detto di sparare. Io ho sparato. Sì, sì, ha fatto più che bene. Comunque accetto la sua proposta, signor Fierick. Bene, Don Berro. Ecco le slime balls. Ecco qua, Don Berro, va bene? Ha dato la coordinata dell'isola, Don Berro. E andiamo a sta cazzo di coordinata, raga. Che dobbiamo fare? Sì, meno 800, meno 200. Ma è quella l'isola del cielo, quella merda. Dritto, dritto, Berro. Cos'è quello schifo? E c'è qua il signor Franzo. Signor Franzo. Cos'è questa roba che vediamo? Non c'è un cazzo, signor Fierick. Ma ha preso per il culo, Lemo. Ditemi subito dov'è quel tipo lì. Lo sto andando a distruggere, l'ho scavato fino al limite della bedrock, non c'è niente. Ma comunque, non effettivamente, se il signor Gianco si fa turlupinare talmente tanto che per un cartello scava fino alla bedrock. Io fino a prima contare ho scoperto i segreti della si mette in barca, Gianco! Esattamente, quando tipo le fanno le telefonate per una nuova tariffa telefonica, cosa fa? Vende anche le mutande, non so. Accetta sempre, Gianco. Ci ha preso in giro! Quindi no, scherzo, era una burla! È un prank! Era una burla! Don Mollu, parliamo un attimo in privato. Posso parlare nel pubblico, Don Mollu? Ah, sì, sì, parliamo nel pubblico ormai. Va bene, devo estinguere il mio debito. Aspetta, guarda che bel candeliere che ho in mezzo tra le gambe. Rispetto. Tre freschi bambini. Vince, li andiamo a preparare. Andiamo a prepararli, belli sfornati caldi. Li sforniamo subito. Attendiamo! Penso che possiamo portargli il bambino, ci sei? Il carrello. Quello... Ok, fatto. Andiamo. Come lo aspettano? Abbiamo il bambino! Beh, signor Mollu, io direi, insomma, adesso ringraziamo per questo dono incredibile che ci è arrivato. Vieni qui, ti insegneremo il credo della chiesa. Vieni. Arrivederci, Don Mollu, Don Berro. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie. È un piacere a fare con voi, signori di Scampia. Arrivederci. Ma certo. Don Mollu, allora, da sopra o da sotto adesso? E niente, l'importante è divertirsi. Ecco l'ecomostro, vi piace? Scrivetelo nei commenti a 50.000 like. Ne facciamo un altro. Tu non c'eri l'altra sera, ho parlato con Muso, no? Gli ho detto di ingrandire la sua torre, così da fare un collegamento tra torri, da qui fino a casa sua. Ma cosa facciamo? Un tunnel? Un ponte enorme, stupido, inutile. Solo per fare più inquinamento. Comunque dalla montagna dei fighi ci hanno già detto che fa schifo. Sono solo invidiosi perché ora siamo più alti di loro. Con che farm iniziamo? Iniziamo con le canne da zucchero, che sono utili. Anche la kelp è fonte di cucinare infinito. Io vorrei fare il lancio con il secchio, però sono tutte slab, quindi in realtà mi tiro la zappa sui piedi da solo. Visto che con le slab funziona ancora. Vabbè, al massimo mi tiri su tu, va bene? Vai. Poi è Federfall. È una slab questa, porca puttana. Vabbè, comunque non mi sono fatto niente. Allora, pensiamo un attimo. Anche la farm di kelp fa fatta. A parte che l'ho fatta tanto tempo fa, devo un attimo ricordarmene. Non è tanto farla crescere, ma trovare il modo automatico per romperla. Dobbiamo fare un canale. Stavo vedendo un video proprio apposta. Ah, ok, onesto. Bisogna fare un canale che muove la kelp direttamente. Un canale YouTube della kelp. Iscrivetevi al canale YouTube della kelp, ragazzi, mi raccomando. Allora, vedi che uno rapidissimo. Crea un account e si chiama Kelp. Qualcuno regali un abbonamento a uno che si chiama Kelp. Grazie, Frigo ha giftato il sub a Kelp. Un saluto a Kelp, chiunque sia. Chissà se leggerà mai questa notifica del sub giftato. La mia idea è questa. Questo è il blue carpet, okay? Tu entri qua. A sinistra c'hai un pezzo di farm, limitata tutto dal vetro. Qua ci sarà il vetro e poi ci sarà la farm. A destra ci sarà un'altra farm, sempre con il vetro e la farm. Qua davanti ci sarà l'ascensore che ci porta ai piani su. Ma aspetta, vedo... Guarda verso la città. C'è qualcuno visibile che sta camminando. Io lo vedo attraverso i muri. Che cazzo è? Allora, la mia idea è tipo una roba del genere. Vediamo un po'. Non è male il vetro scuro, comunque. Voi immaginate che se entra qua, lui sembra di guardare tutto attraverso degli occhiali da sole, no? Serviranno gli hopper. Vabbè, tantissimi pistoni, quindi redstone, quindi ferro. Di legno. Ma legno ne abbiamo, no? Oh, Gesù, no. Non c'è un cazzo qua. È sotto, c'era del legno, ma... Preghiamoci sia ancora. Ok,
Ok, no, c'è una stack di spruce log, dai. Accettabile. Ragioniamo su questa cosa. Allora, i pistoni rompono la kelp. Sì. Io ho rimasto che i pistoni rompono la kelp. Sì. Oh, sto gatto mi ha rotto il cazzo. Lo sopprimo. Ne abbiamo tantissimi, tanto. Massimo li riproduciamo. Sparisce. Dicevamo, io conosco la farm con l'observer, che appena la kelp cresce, l'observer lo nota, spacca dal basso. La kelp galleggia e da sopra c'è un flusso d'acqua che la spinge da qualche parte. Basta costa F, chi se ne frega del gatto, ne abbiamo altri 1000, non avete visto? Sono anche allergico ai gatti, ma chi cazzo li vuole? Siamo in due. Allora, quindi vogliamo farlo qua l'ascensore? Sì. Ok, e qua sia. Ha un posto solo? E quello possiamo fare per adesso. Uno slime. Forse era così. Poi c'era un pistone, mi sa. Aspetta che devo tornare sopra. Sto un attimo cercando di ricordare se fosse veramente così. No, qua forse ci voleva un doppio slime. Allora, facciamo che vado a mettere l'ossidiana sopra. È solo per fare un test, perché non mi ricordo più come si fa. Ok, ok, perfetto. Mi ricordo come si fa. Un applauso, un applauso. Hai voglia di farmi qualche fornace? Giusto, perché sì. Sei tu, eh? Ah, ma qua si lavora, eh? Come si lavora? Si lavora e si produce. Ah, ok. Allora va bene, in quel allora caso. Allora va tutto bene. In quel caso va bene. Allora, io sto pensando se c'è un modo per impowerare i pistoni in un altro modo, però mi sa che tocca mettere... Un altro modo è mettere un observer ogni pistone, invece l'altro modo ancora è fare un collegamento più lungo di uno e mettere i repeater. Vogliamo fare un observer per ognuno, così risparmiamo anche spazio. Risparmiamo redstone. Ecco, sì, sì, vai, vai, vai. Qui sopra gli observer mettere altra kelp, cioè così funzionava quella che ho visto io. Che senso sopra gli observer mettere altra kelp? È tipo una scalinata di kelp. Ok, ho capito, così, era. Così intendi, ho capito. Vediamo così se si riesce a fare, vediamo. Che poi sopra dobbiamo fare tipo un cosino. Un cosino? Sì, per raccogliere. Ma è veramente un mostro ecologico. Oh, prendi la pistola. Ma chi c'è fuori? No, sì? Ragazzi. Salve, allora. Che succede? Signor Pasquale, buonasera. Vincenzo, altrettanto che a lei. Ieri ho comprato due belle vacche da signor Vincenzo, pagato in carbone, tanto carbone. E anche le slime. E anche le slime. Ma tengo un problema, signore. A me non piacciono i problemi. Guarda, neanche a me, ma mi hanno ingulato le vacche. Chi? Non lo so. Ho trovato solamente due pezzettini di bistecca di vacca lì fuori. Ho detto, ma che? Per caso vuoi incolpare noi per questo? Assolutamente no. A allora... parte che nella mucca, testa in giù, c'era scritto 2 giorni soddisfatto o soddisfatto. Però a parte quello. Ah, però sì, so. Vincenzo, c'era scritto così? Soddisfatto o soddisfatto? Sennò da prendere culo, da ammazzo pezzo di merda. Quello che chiedevo è se avete voi problemi con altre persone qui dentro che magari, non so, hanno arrecato il danno a me per fare un danno alla vostra immagine, capito? Ma in che modo ammazzando le sue vacche rovinano la nostra immagine? Perché dopo io vengo qui, ma che avete fatto voi? E voi dite no, wow, ma che siete fuori? Io dico, wow, no, ma i napoletani sono cattivi, capito? Ovviamente non lo farei mai. Però sono qui e allora a sto punto a ricomprarvi altre 2 mucche. Vuole comprare altre 2 mucche? Illustrissimi, video di una roba. Sì, sentiamo. Io, se possibile, sì? Chiedere le mucche in anticipo. So che voi siete dei bravi ragazzi e so che posso ripagare in poco tempo. Poco tempo? Che dice, Vince? Poco tempo... Poco tempo quantitato in quanto? Bot 26, tipo. 26, che è comunque più di 25, ma meno di 27. Guarda, io la matematica non la so, quindi non so quanto sia 26. E io non so leggere. È tanto poco 26. Beh, 26. Più, allora, fa conto sarà da qui a qui. Eh? Circa, eh? Cioè, quindi da 25. Qui a qui. Sì, lì. È lì. Ascolti, per me va bene. Metta una telecamera di sicurezza. Una telecamera, tenga sotto controllo, le nasconda. Se tu ti fidi, a me va bene. Tanto poi sa cosa succede se non arriveranno paga. Gli slime a breve. Ah sì? A molto breve, possibilmente. Che qua non teniamo tempo da perdere. Io vado a continuare i nostri affari. Che ho già perso abbastanza tempo qua. Sto pensando, come dovremmo farlo in questo caso? Forse servono degli observer anche dietro. Ah no, ok, funziona. Nice! Va bene, va bene. Bravi, bravi! Ha funzionato. Che cazzo? Ho notato che la kelp finisce in basso, quindi se noi mettessimo degli hopper non sarebbe fare altro. Verrebbero automaticamente ispirate, capito? In teoria andrebbe bene. Gli hai rubato la barca, no? È presa in prestito. Ah, è così che si dice adesso. Certo. Ok, sì, le kelp non crescono sull'hopper e quindi non si può fare questo trucchetto. Ok. Ah, vediamo un po'. Lui adesso va avanti e indietro. Vediamo se la raccoglie.
Vengo raccolte. Vediamo. Non sì, tutte però. Non tutte infatti. Però già che ne raccogli un bel po'. Dici che ci accontentiamo lo stesso. Finché è automatico sì. Cioè senza che dobbiamo fare le 28 colonne, no? Si può fare a gradini. Ok. Nintendo Switch. Aumenta la produzione. Con lo... oh, vedi tu. Allora più che altro cosa dobbiamo fare qua? Smontare tutto? Sì, però da levare l'acqua. Non vogliamo far macelli. Oh Gesù. 2 hours later. Facciamo il test? Vai. Vai, boom! Vediamo un po' se le ciuccia. Aspirate ecco, tutte. Voilà che meraviglia. Come succhia sto carrello qua in pochi. Adesso, caro Vincenzo, basta replicare quello che abbiamo fatto qui, però tipo... l'altro lato. L'altro lato. E tutto sto spazio, secondo te, a cosa serve? Se non a farne altre 50 di queste. Mm. Eh? Cosa ti aspettavi, mi chiedo io? No, mi è venuta un'idea. Allora, servono observer presto. Ah, cazzo, erano tutti questi. De più, andiamo a farne de più. Una domanda. Magari sono scemo io. Sì. Se io metto l'altro slab di qua, ok? No, non serve mettere slab. Abbiamo già la redstone. Colleghiamo questo esatto, direttamente. Esatto, colleghiamo redstone e redstone. Sì, e... esatto. Ma direttamente quello. I pistoni, io dicevo. Ah, i pistoni, senza dice. Senza bisogno di fare altri observer. Tanto l'altezza è sempre la stessa. Effettivamente si può fare. Tanto senza dice quando sono observer. Cresciuti qua, bene o male sono cresciuti e bene o male sono cresciuti pure di là, no? E allora facciamolo. Servono tanti pistoni che non ne abbiamo, però. Live troppo seria, vogliamo la vera Napoli, vabbè. Scusate se vogliamo far sopravvivere il server per altri mesi. Wow, aiuto! Aiuto! Ha già tirato una freccia addosso a Only Blocks. Ecco, balliamo! Perché costruire le cose quando possiamo fare questo per tutto il tempo? Ballate! Napoli moment fatto. Contenuto eseguito. Il contenuto live l'abbiamo fatto, ora possiamo riprendere la costruzione. Immagini, quando fai sta cosa tipo sali a 6000 aspect. E quando levi di nuovo la musica scendi di nuovo. Più o meno è così che funziona. Visto. Ma c'è qualcuno. Gente qua, oddio. Tocca andare fuori. Eccoci! Madonna. Chi ci cerca? Ciao, non abbiamo neanche toccato il campanello. Salve Pasquale, rispetto sempre. Rispetto! Rispetto per il sole, sempre sia lodato amici miei. Pasquale, Bicienzo, c'era Solange che cercava dei medaglioni solari. Noi abbiamo i medaglioni solari. Ah, ne abbiamo uno qua, è certo. C'è il nostro sole qua, il nostro unico medaglione. Venite. Possiamo? Certo. Permesso? Ah, me lo ricordo, me lo ricordo. Il nostro unico sole. Wow, il nostro unico sole. Signor Cavaliere. Eccomi. Dov'è il carbone? L'ho già portato il carbone, l'ho portato l'altra volta. Come dicevo, sono venuto qua perché mi hanno detto che potevo trovare dei medaglioni solari. Mi ricorda tanto il demone capra. Andiamo a vedere che ci abbiamo sopra. Vince, c'hai dei medaglioni pasquali? No, ce l'ho. Solari, non pasquali. E li ho col sesamo, vanno bene col sesamo. Eccoli qua, signor cavaliere. Freschi, appena raccolti. Medaglioni, un po' sporchi. Forse devi un attimo lucidarli. Che bello, sono anche commestibili. Sì, li mangi. Ma adesso non posso, mi piacerebbe ma non posso. Perché se apro la bocca non riesco a infilare. Adesso ha fame? Aspetta che mi viene fame adesso, eh. Adesso deve avere un po' di fame, se no. Che botta. Buono. Sento che si fa strada dentro di me. È un medaglione solare veramente come dire. Solare. Solare, esatto. Me lo diceva anche mia madre. Comunque. Me la ricordo tua madre nella macchina del sole. Si inchinava sempre alle cappelle . Signor cavaliere, l'abbiamo presa in giro. Non sono dei medaglioni. Devo vomitare. Ma sta vomitando nel nostro tappeto azzurro. Sì, così via. Tappeto azzurro. Tanto rispetto per il tappeto. Stavo scherzando ovviamente. Il medaglione è questo. Venga qua. Ma lo tiene veramente. Cos'è? Certo. Il medaglione. Guardi, è originale. Ma è bellissimo. E piace? Lo sai che ce lo deve pagare, vero? Ho già dato il carbone. Io non ho questo carbone. È di marca. Non basta quel poco carboncino. Va bene, che va bene. Dato. Ho capito, ho capito. Ci penso io a pagare. Ho tutto quello che serve. Ecco fatto. Tenga il resto, amico mio. Anche il medaglione. Ma scusi. L'ha pagato col medaglione. Veramente un magnifico medaglione solare. Le piace? Visto. Sì, moltissimo. Porca, di notte non funziona. Va bene, intanto cominciamo con qualche patata. Ho detto il carbone. Ah, questo è un regalo. Grazie. Ha finito di riempirmi di pattume l'inventario. Ma perché dice così? Sono regali, accidenti. Ma sai cosa, sai cosa le dico? Ecco, non lo voglio il suo medaglione solare. No! No, Solange! No, ho deciso che me ne vado, uffa. Solange. Ma chi se sono napoletane, è tutto normale. Solange, non si preoccupi. Solange.
L'ho preso. Ehi, oddio, l'hanno agguantato. Che succede? Non costringetemi a usare la mia pala di ferro. No, 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 buono, buono. Prendi. Ah! No. Ma sta fai catcalling questo. Che dufischi. Che buccio del culo. No, buono. Ma regà, buongiorno. Ma dai, ma sai che te le cerchi. Sai che te le cerchi. Oddio. Ah, accidenti. Ho se veste così l'hanno morta. Quindi vuole un Rolex? No, non lo voglio. Ma originale. Allora, glielo vendo soltanto per una stack di legno, va bene? No, non lo voglio e basta. Ti sono offeso veramente, però, Sì, sì, sì. Allora, niente, io volevo fare uno scambio equo. Adesso invece la costringiamo. Altrimenti che fate? Mi uccidete? Altrimenti ammazzerò i civili. Oddio! Accidenti! Non potete fare così! Bastava portare del legno. Sei un uomo orribile! Vai via da qui, non ti vogliamo più! Ma che cazzo sta succedendo? Vai via, spariamo un altro civile! Vuole un Rolex, guarda che originale. Non lo voglio il Rolex. Ma come no? Come no? Scusi, ma lei è venuto da me per il Rolex e poi non lo vuole più. Io volevo i medaglioni solari. Il Rolex è quello, scusa. Soddisfatti o soddisfatti? Non sono tanto soddisfatto, avete ucciso delle persone per colpa di questo Rolex. No, allora, quella è per colpa sua. 40 di legno, dai. Non lo so, mi sento a disagio. E anch'io quando mi sento a disagio faccio questo. E attento, Vincenzo è fortissimo, guardi come scappa. Del legno. Avete sentito voi? È stato abbastanza inquietante. Si mette ad ammazzare i civili anche lui. E perché proprio muso? Andrò a prendere questa legna, ma non voglio il vostro maledetto Rolex. Quindi ce la regala, questo è proprio stupido. Vince, dobbiamo lavorare. Andiamo. Scusi, lei ci sta prendendo in giro? Cos'era? Ah no, no, perché c'ho la sborra malata. Ah, la sborra malata? Malsana. Ah, malsana, malsana. Voi avete qualcosa per curare la sborra malsana di questo povero ragazzo? Sì, Va avanti da due giorni. Ancora no! Mi sembra un ottimo modo per curare una persona. Penso abbia funzionato, cioè di base adesso non ce l'ha più.